fa capire, non sono salite durissime nel finale, ma è sempre un costante 2-3%. 142. E a proposito di Bob Jungels, sarà interessante seguire anche l'ex maglia rosa. Maglia rosa che ha perduto 48 ore fa proprio nella tappa con arrivo a Blockhaus. La nuova maglia rosa è quella solida, sulle solide spalle di Nairo Quintana. Fernando Gaviria, tra l'altro vittima di una caduta oggi durante questa cronometro, già portata a termine, veste la maglia ciclamino. La maglia azzurra è sulle spalle sempre di Jan Polans, con Nairo Quintana che dopo il successo dell'altro giorno si è portato in seconda posizione. In maglia bianca invece il nostro Davide Formolo, che anche lui protagonista di un'ottima prova proprio al Blockhaus. Prima parlavi di Eros Capecchi, tra l'altro è uno dei due umbri ad aver vinto tappe al Giro d'Italia. Lui si impose nel 2011 a quella di San Pellegrino e poi invece i 17 successi al Giro d'Italia per Adolfo Leoni, che era di Gualdo Tepino. Alcuni grandi corridori umbri del passato, naturalmente Federico Morini, Massimiliano Gentili, che tra l'altro di Foligno, che ho incontrato poco fa e che ho avuto il piacere di salutare. Cesarini, altro grande corridore umbro, e nulla a che fare con il Giro d'Italia e con la strada, però un grande pistare italiano, Roberto Chiappa, che ora risiede in Lombardia, ma umbro di nascita, esattamente di Terni. Qua stiamo seguendo la prova di Manuele Boaro, che è già entrato, lo vediamo anche dall'immagine, nella zona di produzione del Sagrantino. Eccolo qua nel riquadro di destra, ancora la cartolina dedicata a Montefalco, dove, come abbiamo detto anche in precedenza, Silvio, si mangia benissimo e si beve ancora meglio. Altrettanto bene. Per questo eccezionale vino, un vino antico. Pensate che sarebbero stati frati francescani a coltivare l'uva, dalla quale poi si ricavava un passito che veniva usato durante le celebrazioni sacre, e da qui appunto il nome Sacrantino. Un vino che è stato riscoperto intorno agli anni 70, nel 1900, dal 1979 ha ottenuto la DOC, poi il consorzio di tutela è nato nel 1981, nel 1992 invece è arrivata la DOCG per il Sagrantino. Quindi questo è il 25esimo anniversario, se ne producono 2 milioni e mezzo di bottiglie, il Sagrantino e il Montefalco Rosso, che sono appunto le due eccellenze di questo meraviglioso territorio. Meraviglioso da un punto di vista paesaggistico, meraviglioso da un punto di vista ciclistico, Silvio, perché qua andare in bicicletta è davvero uno spettacolo. Andare in bicicletta è uno spettacolo, e poco fa, mentre vediamo il passaggio di Alexander Foliforov al primo in tertempo, abbastanza lontano come era prevedibile, ricordiamo lui fu la sorpresa nel 2016 con la cronoscalata, il successo alla cronoscalata dell'Alpe di Siusi, poco fa abbiamo visto inquadrato Salvatore Puccio, corridore siciliano, corre nel Team Sky ma risiede in Umbria, a Petrignano di Assisi, quindi un corridore che ha scelto proprio di vivere in queste terre dove si allena e dove è riuscito a diventare un importante professionista, corre per il Team Sky ed è qui al Giro d'Italia Salvatore Puccio. Hai fatto bene a ricordarlo, Silvio, perché lo merita Salvatore Puccio. E poi l'altro giorno siamo stati brontolati dai siciliani perché non abbiamo detto che lui è nato a Menfi, anche se poi appunto è stato adottato dall'Umbria, e oggi se non l'avessi ricordato ci avrebbero brontolato gli umbri. Esatto. Tra l'altro, insomma, ha vinto anche una cronosquadra con il Team Sky indossando per un giorno, eravamo a Ischia, la maglia rosa. Ci fermiamo adesso per una pausa pubblicitaria. Eccolo Salvatore Puccio, lo potete continuare a vedere nella finestra perché nonostante la pubblicità la gara è sempre in onda. Break da Giro 100. Eccoci di nuovo in onda, seguendo adesso Manuele Boaro, che è in un tratto in discesa, è davvero molto impegnativo
il finale di questa cronometro, no Silvio? Perché rischia un po' la strada di ingannarti, bisogna saperla interpretare questa cronometro. La parte centrale e la parte finale, dove questi tratti in salita e questi tratti in leggero falsopiano, bisogna saperli interpretare bene, come hai detto. Sicuramente Emanuele Boaro è uno di quei corridori che ha la capacità di saperla interpretare, perché è un discreto specialista delle prove contro il tempo, uno dei migliori che abbiamo in Italia, ha sempre affrontato con grande determinazione questa difficile specialità. Qui stiamo vedendo i dati che sta sviluppando, non arrivano purtroppo i dati della potenza e della cadenza di pedalata, evidentemente c'è qualche problema e qualche interferenza, invece stava arrivando il dato della velocità intorno ai 50 km orari per Emanuele Boaro. Il Giro d'Italia, ci diceva il nostro amico, nel periodo degli esami non è proprio il massimo, in effetti è vero, perché insomma si rischia di distrarsi. Dipende da cosa deve preparare. Se dovesse preparare una tesi sul vino, per esempio, oggi. Oggi potrebbe. Magari qualche cosa gliela possiamo dire. Potrebbe seguire le cose che abbiamo detto e che diremo. Tra l'altro, zona di vini eccellenti, come già hai ricordato, avremo modo di farlo ancora, ma è anche Montefalco, il paese di Mario Valentini, la località di Mario Valentini, apprezzatissimo ora commissario tecnico della Nazionale Paralimpica di ciclismo, nonché in passato commissario tecnico della Nazionale Steyr e anche del settore della velocità, uomo brillantissimo oltre che competente ciclisticamente parlando, con il quale ieri sera abbiamo avuto modo di condividere la serata, che accompagnava un altrettanto brillantissimo che ci ha fatto divertire da morire, Alex Zanardi, perché l'abbiamo scoperto anche in veste di conoscitore e interprete, un vero e proprio attore di barzellette, e ci ha fatto trascorrere veramente una gran bella serata Alex Zanardi, che è presente oggi come ospite al Giro d'Italia e che dovremmo vedere. Forse è già stato ospite alla Grande Corsa, È già stato ospite alla Grande Corsa. Sì, perfetto. Quindi non so, forse anche sul palco del processo, dopo corsa, staremo a vedere. Comunque veramente una piacevole serata con appunto anche Mario Valentini che è qui di Montefalco. Per il momento la classifica al traguardo non è cambiata, perché gli ultimi ad arrivare a Montefalco sono stati Pibernik, Vandenbroek e Ventoso, con ritardi fra i 3 minuti e 20 e i 4 minuti e 40, mentre ora alla partenza c'è l'olandese della Lotto Enel Jumbo Stef Clement. Leader è sempre Vasil Kirienka, 52.37 da suo tempo, Tratnik a 13 secondi, a 15 secondi Jos Van Emden, a 23 Michael Hepburn, a 36 Jan Bartha. Dal sesto in là hanno tutti un ritardo superiore al minuto rispetto alla 52.37 di Vasil Kirienka. Campione del mondo nel 2015 a Richmond Kirienka. Allora, qua intanto a Ovaro c'è stato questo problema, una frana che ha praticamente fatto sparire o quasi una strada dalla quale sarebbe dovuto transitare anche il Giro d'Italia, due abitazioni evacuate, e dunque questo sicuramente obbligherà RCS ad una modifica nel percorso. Andiamo subito alla zona di partenza con Antonello Orlando, che è insieme a Konstantin Siutsu. Antonello, a te. Grazie, grazie Francesco. Allora, le condizioni di Nibali, se oggi può rosicchiare qualche secondo a Quintana, il quale ha detto oggi posso anche perdere la maglia, il favorito è Dumoulin, però poi il giro è ancora lungo. Nibali potrebbe rosicchiare qualcosa a Quintana? Sì, avete visto che pedalata bene, Vincenzo sempre corse tappe come giro riesce a gestire in progressione. Sa come correre, ma quest'anno mi vedo che corre più intelligente con testa, sa dove lo fare, differenza e come fare. Speriamo che oggi lo trovo bella gamba, perché è un cronometro proprio da specialiste vere, da spingere il rapporto nei lunghi, e che riesce a tirare il rapporto più lungo lo fa, risultato buono. Lasciamo andare Siutsu perché tra pochissimo toccherà lui, in bocca al lupo. Crepe. Grazie, a voi la linea Francesco. Grazie Antonello, intanto interessante il tempo di Tobias Ludvigsson, 17 secondi il suo ritardo al primo intermedio rispetto a Kirienka, primo anche là a Bevagna dopo 9 km 800 metri dalla via di Foligno.
a testa, sa come si corre, sa come gestirsi, diceva Siuzio a proposito di Nibali, Silvio. Sì, tra l'altro Costantin Siuzio, che è stato 48 ore fa in quella caduta che ha anticipato l'inizio della scalata al Blockhaus, pensava che anche Vincenzo Nibali fosse stato coinvolto in quella caduta, che tra l'altro, come lui stesso ha raccontato, è riuscito a schivare proprio al limite. E Costantin Siuzio, campione di Bielorussia, compagno di squadra di Vincenzo Nibali, si è fermato per aspettarlo perché pensava che anche lui fosse caduto, quindi ha perso contatto, non è stato in grado poi di essere utile a Vincenzo Nibali, che è sembrato abbastanza isolato in montagna, dove c'è stato lo strapotere della Movistar, la formazione di Nairo Quintana, che era presente con Amador e con Anacona, che sono stati gli ultimi a scortare il fuoriclasse colombiano. Quindi Vincenzo Nibali non ha potuto giovarsi dell'aiuto che sicuramente Costantin Siuzio sarebbe stato in grado di dargli. È stato l'ultimo uomo con Vincenzo Nibali, Franco Pellizzotti, che si è staccato quando mancavano circa 8 km al traguardo. Certo che dice bene il campione di Bielorussia, perché abbiamo visto un Vincenzo Nibali pedalare bene, rispondere con apparente facilità alle sollecitazioni, alle provocazioni di Nairo Quintana per ben 3 volte, alla quarta non è stato più in grado di reagire. Ecco che evidentemente aveva forse reagito in modo troppo veemente, perché poi non è riuscito a tenere le ruote, per esempio, di Thibaut Pinot, con il quale stava salendo, e anche di Tom Dumoulin, che è rientrato da dietro e che poi ha fatto veramente una scalata eccezionale. Quindi un Vincenzo Nibali che ha pagato nel finale, proprio nel tratto più impegnativo, dove Nairo Quintana se n'è andato, mancavano 4,5 km al traguardo, dove la pendenza era superiore al 14%. In quel tratto Vincenzo Nibali ha dovuto lasciare le ruote del fuoriclasse colombiano, però diciamo ha ben interpretato la salita del Blockhaus. L'arrivo di Felix Grosschartner, austriaco della CCC Sprandi, tempo abbastanza interessante il suo, anche se lontano da Basil Kirienka. Va comunque Grosschartner a chiudere in sesta posizione in 53,33, dunque per poco è il sesto corridore che riesce a mantenere il ritardo entro il minuto, il giovane austriaco della CCC Sprandi. E adesso andiamo a scorrere, come ogni giorno, l'alfabeto del Giro d'Italia. Siamo alla lettera L, L come Learco Guerra. E allora andiamo con Roberto Jacopini, il nostro alfabeto. L. Sempre molto curati e affascinanti queste lettere del nostro alfabeto legate al ciclismo, con la cura di Roberto Jacopini. Andiamo adesso ad ascoltare Franco Pellizzotti, è quasi il suo momento per prendere il via. Sì, dobbiamo andare di corsa, perché poi sennò corriamo il rischio che non ce la facciano i corridori. Scherzi a parte, Franco Pellizzotti, abbiamo sentito Suzio qualche istante fa e ci ha detto che questa potrebbe essere la cronometro adatta a Nibali, il quale oggi potrebbe davvero fare qualche passino in più verso Quintana, verso questa maglia rosa Quintana, che oggi probabilmente per sua stessa missione potrebbe perderla. Ma innanzitutto non sarei così proprio sicuro, comunque è un percorso adatto a chi ha gambe. Quintana ha dimostrato di avere delle gran gambe e quindi penso che andrà forte anche lui. Vincenzo è tranquillo, sa che lui il giro finisce a Milano, ne ha avuto la prova lo scorso anno, quindi quello che è successo la Trevi su Blockhaus è stata solo una battaglia persa, ma la guerra è ancora lunga e noi cercheremo di fare di tutto per portare Vincenzo nel miglior modo possibile a conquistare questo suo terzo giro. Un'ultima cosa Franco, come l'hai visto in questi minuti che precedono la gara di Vincenzo, immediatamente la gara di Vincenzo? Guardare lui mi viene sempre da ridere, perché sembra che non debba correre, la tranquillità che ha è la sua arma vincente, e quindi è molto tranquillo, sa che ha lavorato bene e quindi deve solo pensare a fare bene. D'altronde, come hai detto tu, il giro è ancora lungo. Grazie a Franco Pellizzotti, in bocca al lupo, a te Francesco. Grazie ad Antonello Orlando, riprendiamo
sul primo piano e adesso la sua azione di Tobias Ludvigsson, lo svedese della FDJ Ludvigsson, che al primo intermedio aveva il quarto tempo con 17 secondi di ritardo da Vasil Kirienka. Bisogna fare attenzione invece ora a Luis Leon Sanchez, perché lo spagnolo dell'Astana, Silvio, al secondo intermedio è passato con 20 secondi da Kirienka. Non dimentichiamo che nel finale c'è stata quella scivolata di Kirienka proprio affrontando l'ultima curva, dunque potrebbe anche essere a rischio la sua leadership e potrebbe insidiarlo Luis Leon Sanchez. Kirienka quanto ha perso con quella caduta? Ma io credo che una ventina di secondi ci stiano tutti, addirittura sì, perché anche poi ha dovuto rilanciare l'azione, ha dovuto ripartire, certo, insomma, era lanciatissimo, era velocissimo Vasil Kirienka, che nonostante ciò è comunque in testa alla classifica provvisoria, potrebbe essere insediato da un brillantissimo Luis Leon Sanchez, perché ormai è da giorni che è uno dei protagonisti assoluti delle tappe che si corrono. Terzo a Peschici, molto generoso, probabilmente nel finale ha pagato questa sua generosità, altrettanto generoso nella tappa del Blockhaus, nessuno ha potuto fare nulla comunque contro lo strapotere anche nel controllare la gara della Movistar, che è stato un autentico tritacarne. Ma era andato in fuga anche quel giorno, in fuga anche quel giorno, e tra l'altro era uno di quelli che la fuga la alimentava di più, perché ci credeva. Poi invece la Movistar ha messo le cose a posto e si sta impegnando veramente alla grande anche oggi. Ne approfitto, prima abbiamo parlato di corridori umbri, per salutare, e me ne scuso, Marta Evangelisti, che ci scrive, ci dice: ci sarei anch'io come ex ciclista umbra. Ex donna elite, ho militato nelle migliori squadre femminili. La salutiamo. Ciao Marta. Allora, qui sulla destra vediamo questo concorrente della Trek Segafredo, Stettina, Peter Stettina. Stettina con questa luce intermittente con la quale era dotata. Ora sinceramente non ne conosco e non ho mai, mi viene così da fare una battuta, perché era una battuta che ci faceva sempre Franco Kirbiori quando correvamo all'Atala. Quando si arrivava in ritardo, insomma nelle tappe di montagna ma anche nelle lunghe tappe a cronometro, questo succedeva spesso, che diceva in dialetto milanese, io la dico in italiano, il corridore c'era bisogno della gemma dietro, della lucetta, perché se era arrivato che faceva già buio. Credo che non sia il caso di Stettina, ora insomma ci informeremo dell'utilità di questa lucetta rossa posteriore con il quale era attrezzata la bicicletta che sta utilizzando Stettina. Per un appassionato, per un ciclo amatore, per chi ama così magari il sabato o la domenica uscire in bicicletta, serve sempre la luce, sempre. Però ora magari per un professionista che sta affrontando un cronometro, le biciclette da corsa non sono normalmente dotate di fanale, questo anche contro ciò che dice, che cita puntualmente il codice della strada, viene puntualmente chiuso un occhio da parte di chi dovrebbe farlo rispettare, perché insomma storicamente le biciclette da corsa non sono dotate appunto di in fanale. Via formale sarebbe obbligatorio, in via formale invece sarebbe obbligatorio, assolutamente. Guarda come sta andando Luis Leon Sanchez, è andato a riprendere anche Bram Tanking, è davvero una ottima prova quella che sta realizzando lo spagnolo della Astana. Siamo curiosi ora di vederlo al traguardo. Ricordiamo che aveva 20 secondi all'intermedio, al secondo intermedio di Bastardo. Andiamo adesso zona dell'arrivo con Stefano Rizzato per ascoltare Tiralongo. Vai Stefano. Paolo, arrivano tra poco insomma delle giornate in cui provare anche a fare qualcosa di importante. Sì, già domani è una tappa molto importante, dura, con un bel dislivello, percorso molto nervoso. Io non sono in ottime condizioni perché ho problema una costola, la caduta dell'altro giorno, qualche botta, ma farò passare qualche giorno ancora per recuperare, poi appena avrò modo di star bene, come dico io, proverò. Ci descrivi un po' questa cronometro, si è detto percorso misto ma forse più da specialisti? Sì, è una crono da gente potente, da Dumoulin, gente che sa spingere i rapporti,
C'è tanto vento, quello sì, specialmente qui la parte finale, gli ultimi 10 è abbastanza contro, l'inizio è favorevole. È facile come curva, anzi molto bella come percorso. Sarà una crono veloce comunque. Grazie allora Paolo, in bocca al lupo per i prossimi giorni. Ciao. Questo era Paolo Tirolongo, mentre è arrivato al primo intermedio Siuzu, 10.56, quinto tempo per Konstantin Siuzu, tempo davvero molto interessante perché ha 14 secondi di ritardo da Kirienka. Andiamo adesso nella zona delle partenze, Antonello Orlando. Ecco, noi siamo in compagnia di Rui Costa, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Che cosa ti aspetti tu da questa cronometro? Cosa puoi fare tu? È una cronometro lunga, si è alzata adesso, vede il vento è un po' più forte che pure tra due ore. Abbiamo fatto il cambio della rota, abbiamo messo una rota più bassa del profilo e aspettiamo fare bene, siamo a posto, sono 40 km lunga, se deve gestire bene prima parte, dopo se la gamba va buona spingere forte fino all'arrivo. Chi pensi possa vincere questo cronometro? Principalmente questo che è fianco a me, Geraint Thomas, secondo me è un corridore che può fare anche bene, Tom Dumoulin. Secondo me sono questi due corridori che possono vincere oggi. Grazie a voi la linea, grazie a Rui Costa, a voi la linea. E oggi sicuramente Tom Dumoulin proverà a vincere questa tappa e soprattutto proverà a guadagnare, magari anche a conquistare la maglia rosa nei confronti di Nairo Quintana. Silvio, allora la lucina rossa sulla bici di Stettina? Ci stanno arrivando, come era prevedibile, tutte le indicazioni del caso e scherzando, comunque avevamo intuito l'utilità, sì, che è quella appunto di dotare il corridore. La rivediamo sulla destra, Stettina che sta partendo appunto con questa bicicletta attrezzata con questa lucina intermittente rossa posteriormente, che è una lucina di sicurezza per indicare la propria posizione a chi naturalmente sta transitando sulla strada. Cioè, quindi ha già messo in preventivo di essere ripreso da qualche corridore. No. Ragazzi, non mi tamponate, sono qua. Peter Stettina con la lucina, e c'è invece chi prima del via ha chiesto l'appuntamento a Carlin, ed è Kampenaerts, campione nazionale belga che oggi, Silvio, praticamente ha fatto un secondo giorno di riposo. Ha fatto un secondo giorno di riposo come hanno fatto tanti, ma lui è uno specialista normalmente delle prove contro il tempo, è tra l'altro campione nazionale belga, come abbiamo visto vestiva la maglia tricolore di campione nazionale del suo paese nelle prove contro il tempo, però si è preso questa giornata di riposo. Evidentemente Carlin, non so, magari arriva stasera, quindi voleva farsi trovare in una condizione insomma di brillantezza superiore rispetto a probabilmente la stanchezza che avrebbe avuto se avesse corso la prova con la grinta che ci doveva mettere. Non lo so, un'ipotesi. Che dici tu? Ci sta. Forse non si sente in forma, non lo so. E c'era tra l'altro, no, abbiamo insomma, chiesto andiamo anche a guardare, esatto, le quote dei bookmakers. Abbiamo chiesto anche informazioni ai colleghi della televisione belga di Sport, la televisione belga fiamminga, e anche loro non ne sapevano niente, non sapevano chi fosse questa cabina. Quindi stiamo scoprendo un qualcosa che comunque lui ha voluto rivelare al mondo. E lo ha fatto anche tagliando il traguardo, si è riaperto la maglietta al termine di questo cronometro di 40 minuti. Ben depilato, in modo da scriverlo bene, visto, era molto curato anche. Ti ha interpretato con molto relax. Molto relax, Campenaerts. Diciamo. Rilassato ma concentrato come sempre Beppe Conti, eccolo qua per aprire oggi la seconda finestra sulla storia. Beppe, quella di oggi è una cronometro Foligno-Montefalco di 40 km, esatto. Come lunghezza niente a che vedere con quella del 1951, sempre in queste zone, Perugia-Terni, la cronometro più lunga nella storia del Giro. Di tutta la storia, non sarà un caso, non lo so, però per festeggiare il Giro 100... E si rifà una crono dove è stata fatta la più lunga in assoluto, 81 chilometri, un giro stellare, già l'abbiamo detto, guardate Fausto Coppi, vinse questa crono
pensa davanti a lui Zombobé, Ugo Koblet, Ferdi Kübler e Fiorenzo Magni, e diede 1 minuto e 7 secondi a Louis Zombobé, grande di Francia, che in quella stagione aveva vinto la Sanremo e vincerà il Giro di Lombardia. Fausto Coppi vinse questa crono e niente da fare per Fiorenzo Magni. 81 km è stata la più lunga in assoluto di tutta la storia del Giro. Al Tour le distanze erano diverse, pensa che sempre Coppi 2 anni prima, nel 49, aveva vinto la Colmar-Nancy di 137 km contro il tempo. Questa 81, Coppi però in quel giro arrivò soltanto quarto, perché come avevamo già ricordato nella tappa di Napoli Magni lo mise in crisi in questa giornata torrida con un attacco da lontano. Coppi perse 4 primi 8 secondi, perse il giro per 4 primi 4 secondi, quindi pensa come andò in quella stagione. Ma la crono Perugia Terni resta nella storia e nella leggenda del Giro d'Italia. E intanto, Beppe, tornando alla storia di oggi, è appena partito, ha appena preso la via da Foligno, Geraint Thomas che adesso in classifica generale ha un ritardo di 5 minuti e 14, è in 17esima posizione, insieme ad Adam Yates, tra i possibili candidati al podio di Milano, quello che ha pagato a prezzo più caro la caduta, l'incidente dell'altro giorno affrontando la salita verso il Blockhaus. Occhio però, perché siamo agli ultimi 300 metri per Luis León Sánchez, che dunque ha la possibilità di balzare al comando della classifica provvisoria al traguardo. Garona quella di Luis León Sánchez, 52.37 il tempo per Vasil Kirienka, ha già superato l'ultima curva lo spagnolo della Astana, che dunque può andare al comando, meno di 30 secondi per lui a disposizione per tagliare il traguardo, e dunque cambia la classifica generale. Luis León Sánchez diventa il nuovo leader, nuovo tempo da battere, 52.17, media oraria di 45.674, 20 secondi il ritardo di Kirienka. Forse, secondo più, secondo meno, quelli che Kirienka ha perso nella scivolata, nella caduta all'ultima curva. Una Astana al comando della classifica, una Astana al microfono di Antonello Orlando. È Cataldo. Sì, eccoci qua, siamo con Dario Cataldo, stava bevendo, lo interrompiamo un attimo, ti chiediamo scusa, sono momenti concitati. Cosa ti aspetti da questa cronometro, condizionata probabilmente anche da questo vento che si è alzato da questa tarda mattinata? Abbiamo visto che è un percorso durissimo, perché comunque non c'è nessun momento per recuperare, perché nonostante sia un continuo su e giù, sulle discese bisogna comunque continuare a spingere, quindi si preannuncia una, appunto, come vi ho detto prima, dura anche dovuta al vento, e sicuramente gli ultimi 10 km sarà duro andare all'arrivo con quell'ultimo strappo e con le fatiche del vento sulle gambe. Vedremo, io penso che comunque gli specialisti veri della crono, che qui riescono a spingere dei lunghi rapporti, possono ancora dire la loro. Grazie a Dario Cataldo, la linea a voi e in bocca al lupo a Cataldo. Grazie Antonello, abbiamo detto che qua in Umbria nel 1951 la cronometro più lunga nella storia del Giro d'Italia, e Umbria che è legata anche a un episodio storico davvero importante nella storia del Giro, Beppe, perché nel 1924 anche una donna, Alfonsina Strada, prese parte al Giro d'Italia, e proprio qua in Umbria a Perugia finì fuori tempo massimo. Esatto, ma rimase in corsa. È una storia che fa parte ormai della leggenda del ciclismo. Alfonsina Strada, Giro del 24, venne inserita col nome Alfonsin Strada, perché non osavano inserire una donna al Giro. Lo fecero perché ci fu una diatriba fra i gruppi sportivi allora e gli organizzatori, che non volevano, i gruppi sportivi non volevano venire a correrli gratis questo Giro, mancavano i big, e allora inserirono lei, Alfonsina Strada, subito come Alfonsin Strada, reggeva al confronto degli uomini d'allora, e con un primo piano di questa vera pioniera della storia del ciclismo. Però nella tappa dall'Aquila a Perugia, ricca di salite e discese, impegnativa al massimo, cadde, si fece male un ginocchio, ruppe il telaio e inserì un manico di scopa al posto dei tubi rotti per riuscire ad arrivare al traguardo. Arrivò fuori tempo massimo, la giuria voleva espellerla dal giro, ma Emilio Colombo, quello che Brera chiamava El Mili,
grande direttore di corsa e della Gazzetta dello Sport, aveva fiutato l'interesse della gente, la rimise in corsa fuori tempo massimo, la gente lo aspettava, la gente l'aspettava, le lanciava dei fiori, fecero addirittura una sottoscrizione per darle 500 lire, che nel 24 era una cifra astronomica, e la leggenda narra che lei fece due vaglie postali, una in un manicomio dove c'era suo marito, il signor Strada, e una in un convento di suore dove c'era una figlia che erroneamente le venne attribuita, invece era una figlia di una sorella. E fu un personaggio dell'epoca veramente straordinario, Alfonsina Strada, che arrivò fino a Milano, ma fuori concorso. Le tolsero un numero, se non sbaglio aveva il 72 come numero, dunque senza il numero, fuori numero, corsa, sì. Però arrivò fino a Milano. Fino a Milano, passò da Castelfranco Emilia, la sua Castelfranco Emilia, accolta dal sindaco, da tutti, dal podestà allora, e fu veramente un qualcosa in più che diederò al Giro d'Italia. Andiamo adesso da Stefano Rizzato con Manuele Boaro. Manuele, una cronometro come questa a te piace, ma oggi forse ordini di scuderia com'è? Sì, era una crono forse anche le mie caratteristiche, però siamo qui per Nibali e l'abbiamo detto tutti i giorni. Niente, è una crono comunque impegnativa e vedremo nel finale cosa succederà oggi. Senti, in una cronometro del genere, tu adesso l'hai appena percorsa, quanti secondi secondo te Nibali, facendo un pronostico un po' interessato, può rosicchiare a Quintana? Ma la prima parte è molto veloce, secondo me il finale, gli ultimi 15 km saranno molto, molto decisivi per questa cronometro di oggi. Vedremo, Nibali sta bene, quindi tutti la faranno a tutta, quindi vedremo cosa succederà. Grazie, grazie mille. Grazie a Manuele Boaro, grazie anche a Beppe Conti per le sue pillole di storia, sempre davvero molto affascinanti. E adesso oggi non ce ne sono di traguardi volanti in corsa, perché non è una prova in linea ma è una cronometro. Caro Silvio, però noi ce l'abbiamo comunque, il traguardo volante è sempre molto interessante, da Stefano Rizzato, perché oggi si passa anche per i luoghi del centro Italia che vivono sempre intensamente il loro passato medievale, come Bevagna, dove fra l'altro è fissato il primo intermedio di oggi, ed è lì che si è fermato per fissare il traguardo volante Stefano Rizzato. Ne parliamo con Claudio Cecconi dell'associazione Mercato delle Gaide. La città è divisa in quattro gaite dall'antico Guaita, e sono gaite intitolate dei santi, Santa Maria, San Pietro, San Giorgio e San Giovanni. Detta così sembrerebbe una questione tranquilla, ma non è così, perché c'è... Non male l'intermedio di Maxime Monfort, il primo intermedio, 13 secondi di ritardo da Kirienka, più o meno lo stesso tempo, anzi esattamente lo stesso tempo che aveva fatto segnare Luis Leon Sanchez, che poi al traguardo ha scavalcato Kirienka e dunque guida la classifica generale. Silvio, non male neanche il tempo al secondo intermedio di Mikel Landa, che è transitato con un minuto e mezzo da Kirienka, lui che certo non è uno specialista delle prove contro il tempo, dunque probabilmente meno grave di quello che temevamo il suo problema fisico per la caduta di due giorni fa. Mentre è partito nel frattempo TJ Van Garden, il capitano della BMC, per quanto riguarda Kirienka ci fa piacere, perché se il Giro dovesse perdere un atteso protagonista ormai fuori dai giochi per la classifica generale, ma che comunque potrebbe essere protagonista della seconda parte della corsa se la condizione fisica glielo consentirà. Ecco, questo dato mi fa pensare che Mikel Landa domani dovrebbe riprendere il via e superare questo difficile momento causato dalle conseguenze della caduta dell'altro giorno. Ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria. Finestra sulla corsa aperta, break da Giro 100. Sul traguardo da pochi minuti Luis Leon Sanchez, miglior tempo 52-17. Come sono bravi, ecco, quando vedo queste cose sono veramente molto felice. Kangert controllato al controllo da parte dei, attenzione perché Geraint Thomas ha fatto registrare il miglior intermedio, sì, stesso tempo di Vasil Kirienka. Geraint Thomas può fare una grande prova e parte subito alla grande facendo il miglior tempo, 9,8 km, stesso tempo di Kirienka. Io sarei molto felice per lui, soprattutto perché è stato tagliato fuori dalla classifica per ora.
dico per ora, perché sì, perché 5 minuti con attenzione, una settimana e mezzo ancora abbondante. I galli cantano la mattina, attenzione. Gallese, quindi orgoglioso come i gallesi, come i galli che erano i Celti alla fine, insomma. Sono molto contento perché vedo una pedalata, lui ha fatto miglior tempo per Geraint Thomas all'intermedio di Bevagna, 10.42, dunque per questione di centesimi davanti a Kirienka, anche per lui media di 54.953. Geraint Thomas, uno dei possibili outsider di oggi alla vigilia. Silvio, a questo punto io credo si possa parlare invece di possibile favorito anche per il successo finale, Geraint Thomas. Direi di sì, e anche Adam Yates sta facendo un ottimo tempo, sta transitando anche lui all'intertempo di Bevagna con il terzo tempo a 10 secondi di ritardo da Geraint Thomas, che poco fa ha fatto segnare il migliore. Un Geraint Thomas che ci sorprende ancora di più e ci fa enormemente piacere, perché l'altro giorno ha dato una dimostrazione di carattere e di capacità di soffrire e la volontà di non mollare mai, nonostante in quella caduta sembrava tra l'altro il più malconcio, cioè quello che avrebbe avuto difficoltà anche a ripartire. Invece è ripartito e ha inseguito con una cattiveria tale, poi sul traguardo lo ricordiamo ancora, nonostante l'addetto stampa della formazione britannica invitasse i giornalisti ad andare sul bus a fare le domande, ha richiamato il nostro Stefano Rizzato perché ha voluto parlare immediatamente con una tranquillità e una calma olimpica, nonostante la fatica e nonostante il giramento di scatole, immagino. Quindi quello che è successo, un Geraint Thomas che a questo punto vorrà, credo, fin da subito provare a recuperare terreno in classifica generale, quindi sarà tutto a pro spettacolo di questo Giro d'Italia, a vantaggio, un valore aggiunto per lo spettacolo di questo Giro. Allora, prima di rivedere il passaggio all'intermedio di Geraint Thomas, seguiamo il via di Bob Jungels, altro uomo che oggi, dopo aver perso la maglia rosa sulle rampe della Blockhouse, ha la possibilità per le sue caratteristiche di recuperare e forse anche parecchio in classifica generale a Nairo Quintana. Geraint Thomas che anche con molto garbo, con molta educazione, con grande lucidità, non ha cercato scuse per quello che era successo andando ad imboccare la salita del Blockhouse. No, non ha cercato scuse, così come non le ha cercate. Qui stiamo rivedendo la regia, ci ripropone proprio il passaggio all'intermedio di Bevagna con il miglior tempo 10.42 a 54.953 di media orario. Stesso tempo, stessa media ovviamente dopo 9 km 800 metri di Vasilia Kirienka, che è insieme a Stefano Rizzato. Vai! Adesso il tempo ancora non è definitivo ovviamente, ma quell'ultimo 200 metri, quell'ultima curva rischia di averti tolto quasi la vittoria. Com'è andata? No, credo che se sarebbe un poco più pianeggiante il percorso farei meglio, no? Rispetto ai altri corridori, poi scivolato per tutti lo stesso. Poi non c'è da fare, è abbastanza mal asfalto, no? Questo giro per voi in Team Sky è un attimo cambiato dopo quello che è successo, però ancora c'è la possibilità di risalire anche in classifica con Thomas. No, Thomas, sì, Geraint va a correre oggi a tutta e sì, c'è ancora un giro lungo. Certo, vincere non è facile, però io credo che lui potrebbe fare un buon risultato, va bene. Oggi io credo che farà una bella crono. E grazie a Vasil Kirienka, allora la linea a voi. E per il momento il bielorusso crede bene a proposito di Geraint Thomas. Silvio, fra l'altro Kirienka, abbiamo detto scivolata, ma qua ha preso una bella botta, non è che è scivolato sull'asfalto, no, è proprio rimbalzato. È proprio caduto di peso, ed è sorprendente per un corridore della sua esperienza. Però questa situazione che si è venuta a creare, Team Sky normalmente ci ha abituato in questi anni, perlomeno quando corre in appoggio a Chris Froome, a lavorare molto meglio quando c'è la necessità di controllare la situazione. Ora si trova invece nella scomoda situazione di dover attaccare, di dover inventarsi qualcosa. E credo che lo spettacolo ne guadagnerà, perché un Geraint Thomas in questa condizione, che con le prestazioni dell'altro giorno a Blockhouse dopo la caduta e la prestazione che sta facendo oggi, è evidente che
era venuto al Giro con intenzioni ben più serie rispetto al passato recente, quindi Landa l'anno scorso, Richie Porte e anche il grande Bradley Wiggins. Quindi un Geraint Thomas che con il carattere che si ritrova e con la condizione soprattutto che ha a disposizione sarà veramente un elemento fondamentale in questa seconda parte di Giro. È partito anche Tanner Kangert, lui è diventato il capitano della Astana e questa invece è l'inquadratura per J. Van Garderen. Ci sono state diverse cadute oltre a quella di Kivienka quest'oggi, una di Pavel Brut che ha sbagliato ad impostare una curva a sinistra, è terminato a terra anche Fernando Gaviria. Non abbiamo le immagini della caduta del doppio vincitore di tappa qua al Giro d'Italia, Fernando Gaviria, c'è però una foto, eccola qua, dove si vede appunto la maglia ciclamino con il body strappato all'altezza della coscia sinistra. Caduta dunque anche per Gaviria. Mentre sta arrivando al traguardo l'austriaco della Sunweb, Georg Preidler, con un tempo che gli consentirà di restare nella top 10, chiude infatti per ora in quarta posizione Georg Preidler con 53,04. Sunweb, formazione di Tom Dumoulin, che ha dimostrato in questi giorni di avere la solidità sufficiente per supportare le ambizioni del fortissimo olandese, che purtroppo ha perduto a causa sempre della caduta di due giorni fa. Wilco Kelderman è stato l'uomo che la caduta ha innescato praticamente, per lui delle fratture che sono state poi riscontrate dai successivi esami diagnostici. Wilco Kelderman che non ha terminato la tappa del Blockhaus a differenza dei suoi colleghi caduti che invece sono riusciti a farlo. Leggiamo proprio il bollettino medico per Wilco Kelderman, costretto al ritiro avendo riportato trauma contusivo alla mano sinistra, che poi è stato sottoposto dopo l'arrivo di accertamenti radiografici e che hanno evidenziato una frattura scomposta della falange intermedia del secondo dito della mano sinistra. Lo stesso Wilco Kelderman ha twittato proprio la sera stessa, dispiaciutissimo, perché lasciare il Giro con un capitano come Tom Dumoulin che sta letteralmente volando gli dispiace naturalmente molto. Dario Cataldo all'intermedio, l'abruzzese, lui che è uno degli specialisti italiani delle prove contro il tempo, va a chiudere in decima posizione all'intermedio con un ritardo per Cataldo di 16 secondi da Thomas da Kirienka. Qui siamo ritornati su Landa, Michel Landa, in grave ritardo sul Blockhaus, oltre 26 minuti il suo ritardo in cima la montagna abruzzese, dove si è vissuto l'ultimo atto prima di questo cronometro di questo Giro d'Italia. O Michel Landa che con la pedalata che sta palesando, insomma, Michel Landa che fa capire nel frattempo di aver direi decisamente recuperato rispetto alla cadenza che aveva dimostrato salendo sul Blockhaus. Steven Kruiswijk è partito, l'olandese, l'anno scorso 5 giorni in maglia rosa al Giro d'Italia e poi invece lo chiuse nel Giro 2016 giù dal podio in quarta posizione per colpa soprattutto, anzi quasi esclusivamente, di quella caduta appena passati dalla cima Coppi del Giro 2016 sul Colle dell'Agnello. Kruiswijk oggi anche lui ha la possibilità, stiamo parlando in via teorica, chiaramente, di recuperare qualcosa a Quintana, Silvio. Ma questo non lo so, abbiamo sentito un po' le diverse interviste che sono state rilasciate alla partenza e un po' tutti sono stati concordi nel dire che soprattutto è una tappa cronometro, una cronometro per chi ha le gambe buone. Normalmente nel cronometro è la prova della verità, viene definita, perché non ci si può assolutamente nascondere, e dobbiamo dire che Steven Kruiswijk non ha dimostrato delle gran gambe salendo verso il Blockhaus, tra l'altro terreno che avrebbe dovuto sorridergli. È arrivato dodicesimo l'altro giorno con 2 minuti e 43 di ritardo da Nairo Quintana. Staremo a vedere se nel frattempo la situazione è migliorata per colui che l'anno scorso è stato grandissimo protagonista, come hai già ricordato, e soprattutto se anche per lui inizierà a questo punto un giro diverso rispetto a quello che si era prospettato, rispetto a quello che aveva pensato, perché anche Steven Kruiswijk è a questo punto un corridore che già da domani, nell'impegnativa tappa da Firenze a Bagno di Romagna, potrebbe pensare di assumere un atteggiamento aggressivo e determinato per cercare di recuperare terreno. Allora, dopo Kruiswijk devono prendere il via Amador nell'ordine, Formolo, Zakarin, Pozzovivo, Nibali, Mollema,
Dumoulin, Pinot, per ultima ovviamente la maglia rosa Nairo Quintana, la cui partenza è prevista per le 16:24. Nel frattempo c'è il passaggio di TJ Van Garderen al primo intertempo, quinto intertempo con un ritardo di 11 secondi da Geraint Thomas, che rimane insieme a Vasil Kirienka in prima posizione, 10:42 per i due portacolori del Team Sky. Eccolo qua TJ Van Garderen, un altro degli uomini che è impietosamente rimbalzato sul blockout. Sì. Direi di sì, 17° al traguardo, 3:46 il ritardo accumulato. Un TJ Van Garderen che dopo l'abbandono sfortunato di Rohan Dennis si è ritrovato da solo con la responsabilità in casa BMC per la classifica generale, e sembra un TJ Van Garderen per ora abbastanza lontano dalla possibilità di poter incidere. Era nella salita verso Madonna delle Grazie Geraint Thomas, mentre qua con le immagini siamo tornati nella zona della via Foligno per assistere alla partenza di Andrei Amador, il costaricense che insieme a Anacona ha fatto un lavoro fantastico per spianare la strada agli attacchi di Nairo Quintana nella seconda parte della salita del Blockhaus. Guarda come certo, va Geraint Thomas. Certo Silvio, che oggi con Quintana in maglia rosa si parta dalla città della Quintana, è sembra quasi fatto apposta. Geraint Thomas che sta raggiungendo Alberto Rui Costa, partito il capitano della UAE Emirates, partito un minuto prima di lui. Geraint Thomas con pedalata potente, ormai ora ritroverà un terreno dove potrà aumentare ancora la propria velocità di crociera. Geraint Thomas che sta viaggiando veramente come un treno. Un altro corridore che sta facendo molto bene, quello inquadrato in questo momento, sfortunatissimo l'altro giorno, Adam Yates, il capitano della Orica Scott. Il record di vittorie nelle prove contro il tempo al Giro d'Italia appartiene a Francesco Moser, che ha vinto per 12 volte, compre tra cronometro e prologhi 4. Qui è un dato interessante, Giro 2016, coloro che hanno conquistato le prove contro il tempo dell'anno scorso, prevista al Giro dell'anno scorso, vale a dire Tom Dumoulin ad Apeldoorn, la prima tappa, Primoz Roglic nella cronometro del vino dell'anno scorso del Chianti Classico e Foliforov che conquistò la cronoscalata all'Alpe di Siusi, erano tutti e tre al loro primo successo al Giro d'Italia. Dei tre, due sono presenti anche quest'anno, non c'è Primoz Roglic, nel frattempo ulteriormente cresciuto, sarebbe stato senza dubbio uno dei protagonisti oggi, ma c'è un Tom Dumoulin particolarmente aggressivo che lotta per il successo, che lotterà per il successo in questa edizione del Giro. Silvio, sta arrivando Pierre Roland in posizione da cronometro con un rapporto, lo mi sembra proprio da cronoman, agile. Il classico rapporto di chi ha interpretato questa prova per salvare le gambe, quindi un paio di denti in meno rispetto a chi fa la corsa per essere aggressivo. Occhio già da domani. Bob Jungels, siamo all'intermedio, è il migliore di tutti, quello di Bob Jungels, 10:40, che bella sfida, ci stiamo preparando a vivere per il risultato finale di questa cronometro. Allora è cambiata all'intermedio di Bevagna, Jungels con la media di 55:125 in 10:40 e su il miglior tempo, 2 secondi di vantaggio su Thomas e Kirienka, 12 su Adam Yates. Il primo a sfondare il muro dei 55 orari, Bob Jungels al primo intermedio, ricordiamo strada in leggerissima impercettibile discesa, vento favorevole e questa media stratosferica che i corridori stanno facendo per coprire i 9 chilometri e 800 metri che intercorrono dal via al primo intertempo. E c'è grande attesa anche per vedere quello che sarà stasera il risultato alla fine di Davide Formolo. Con il suo piazzamento sulla Blockhaus ha conquistato la maglia bianca, dunque leader della classifica riservata ai giovani. Durante l'inverno ha lavorato in maniera molto precisa, molto attenta e puntigliosa proprio per cercare di migliorarsi a cronometro, ben sapendo che era proprio quello il suo vero punto debole per un corridore che punta ovviamente alle grandi corse a tappe. Le prove contro il tempo sono fondamentali in una grande corsa a tappe e chi in prospettiva come il nostro giovane e talentuoso Davide Formolo vuole essere un corridore per le grandi corse a tappe è un esercizio che bisogna assolutamente curare sia per quanto riguarda l'aspetto aerodinamico
fondamentale anche i lavori e gli esperimenti in Galleria del Vento per migliorare la propria posizione, naturalmente, sia il lavoro specifico per migliorare la propria efficacia in questo esercizio. È chiaro che fisicamente Davide Formolo è più portato per le salite piuttosto che per le prove contro il tempo, ma siccome, e questo ci fa enormemente piacere, vuole essere un giorno competitivo nelle grandi corse a tappe, fa bene a curare anche questa difficile disciplina. È entrato nell'ultimo chilometro Mikel Landa, sta per arrivare dunque al traguardo di Montefalco nelle terre del Sacrantino. Allora, secondo il disciplinare del Sacrantino, torniamo per un attimo a parlare di vino, si prevede che l'uvaggio deve essere monovarietale, dunque 100% Sacrantino. E tra l'altro, Silvio, sì, abbiamo fatto una piccolissima davvero degustazione ieri, bello forte e davvero molto molto gustoso questo vino. Molto gustoso, con una gradazione decisamente importante, un vino di una certa consistenza, molto buono e di assoluta qualità, affinamento di 30 mesi che vengono contati dal 1 dicembre. Mentre all'ultima curva Mikel Landa, penultima curva, scusate, la curva che è costata cara purtroppo al compagno di squadra Vasil Kirienka, ultima curva a destra in questo momento del Mikel Landa, che si trova sul rettilineo d'arrivo, un distacco decisamente importante per lui, che a questa prova aveva solo la necessità di chiedere se fosse nelle condizioni di poter continuare il Giro d'Italia, decisione che prenderà dopo la gara, ma credo, insomma, e speriamo tutti di poterlo vedere al via anche domani. Bravo Landa, perché va a chiudere per ora in 18ª posizione a 2 minuti e 22 dal leader, da Luis León Sánchez, però non è naufragato, no, assolutamente. Dunque ha voluto testarsi oggi e, come hai detto, anch'io credo che i risultati siano stati decisamente positivi per quello che potrà essere il prosieguo del Giro d'Italia di Mikel Landa. Siamo alla Katiuscia Alpecin, siamo alla partenza di Ilnur Zakarin. L'anno scorso sotto la pioggia, lui che non passa in gruppo per essere uno dei più abili a guidare la bicicletta, cascò quante volte? 2 o 3 volte, sì. Ilnur Zakarin, oggi condizioni ambientali decisamente diverse anche per lui. Cosa può fare Zakarin? Ma direi che può fare delle cose interessanti, ha un'ottima forma, insomma, quindi è un corridore che in chiave classifica generale da seguire sempre con grande attenzione. È stato ottavo sul Blockhaus, 2 minuti e 14 il suo ritardo da Nairo Quintana, un Ilnur Zakarin che nella seconda parte di giro dovrebbe ulteriormente crescere e sarà un cliente pericoloso per chiunque. Stiamo seguendo ancora TJ Van Garderen, che per ora ha il 6° tempo, lo attendiamo al 2° intermedio, quello di Bastardo al 1° intermedio a Bevagna aveva 13 secondi di ritardo da Jungels. Altro corridore da seguire con grande attenzione, che ha dimostrato sul Blockhaus di avere un'ottima forma, Thibaut Pinot, tra l'altro un corridore campione di Francia a cronometro che nelle ultime stagioni ha fatto progressi notevolissimi in questa specialità, potrebbe essere anche lui un corridore che oggi potrebbe recuperare terreno nei confronti di Nairo Quintana. 40 chilometri, quanto può recuperare TJ Van Garderen? Quanti secondi al chilometro? Nei confronti di Quintana, nei confronti di Nairo Quintana, ma credo che un secondo al chilometro potrebbe essere quello che si può permettere di recuperare nei momenti e nei tratti in cui si va in pianura o in leggera discesa. In salita potrebbe invece recuperarlo Nairo Quintana, quindi vedo una sfida abbastanza equilibrata tra i due. Decisamente non positivo l'intermedio di Kreuzweg, che sta già pagando 20 secondi a Jungels al 1° intermedio. Ecco, oggi per come si stanno mettendo le cose Kreuzweg deve correre sulla difensiva. Non dimentichiamo che questo primo tratto era quello decisamente meno adatto alle caratteristiche di Steven Kreuzweg. Il prossimo a prendere il via sarà Domenico Pozzovivo. Il Lucano è 6° in classifica generale con un ritardo di 1 minuto e 28 da Nairo Quintana e ci aspettiamo grandi cose. Non so, abbiamo questa sensazione, Silvio, che oggi possa davvero fare una gran bella cronometro Domenico Pozzovivo. Bello tranquillo, rilassato,
Luis Leon Sanchez intanto sull'hot seat, quello che ospita il leader provvisorio della classifica generale. Abbiamo atteso qualche istante in più a lanciare la pubblicità, però volevamo vedere, perché la merita questa inquadratura, per seguire in diretta la partenza di Domenico Pozzovivo. È partito anche il capitano della Gdeser, allora ci possiamo fermare per la pubblicità. Break da Giro 100. Sicuramente vincere non puoi vincere, non avendo tu classifica da curare e dando quasi domani per scontato che tu non possa vincere, non devi dare a tutto. Però Luis Leon Sanchez intanto ha fatto il miglior tempo, quindi pertanto fino a questo momento Riccardo stesso ha detto hai ragione. Un po' con la buona condizione con esa rabbia, no? Del percance che tuvimos l'altro giorno, e bueno, spero che le salga una buona contrarreloj e todavía faccia un papel importante in la carriera. Naturalmente si mischiano un po' le sensazioni, la mia condizione con la rabbia per quello che è successo ieri, purtroppo. Bueno, io credo che non si perderà, no? Así como así. Poi intento non rilassarmi demasiado perché oggi ho cercato non di fare la tappa, ma di non rilassarmi troppo. Dinamica di carriera. Entonces creo que seguirá asistiendo el mismo Mikel Landa, ¿no? Quizás no mañana ni pasado, pero penso, insomma, mi auguro di tornare a essere il solito Mikel Landa, magari non subito da domani, però sono ottimista. Pues no lo sé. Cosa sperate che faccia Geraint Thomas? Mucho con él, ¿no? Non so, non vorrei neanche fare grandi pronostici. Queremos esperar al resultado de hoy y a partir de hoy aspettiamo a vedere cosa succede oggi. E speriamo, insomma, che poi la corsa si metta in modo diverso per noi. Queste sono le parole di Mikel Landa sul traguardo, il basco del Team Sky. Questa è la classifica provvisoria all'arrivo, sempre il miglior tempo di Luis Leon Sanchez, fin qui nessun sussulto dai cronometri intermedi, tranne appunto quello di Geraint Thomas, che è passato con un'ottima prestazione al rilevamento cronometrico del decimo chilometro circa, e Bobby Ungels, che ha battuto Geraint Thomas. Pertanto i due nomi da seguire con grande attenzione sono sicuramente Jungels e Thomas, attesi a ottimi tempi. Intanto seguiamo ancora la prova alla di TJ partenza, Van Garderen. Alla partenza dovrebbe essere pronto Amador. Vincenzo va a fare il miglior Nibiru. Tempo, Riccardo. Amador, l'abbiamo detto, il miglior tempo no, miglior tempo no, ma secondo è con Geraint Thomas. Secondo tempo fa un secondo meglio di Geraint Thomas, un secondo peggio di Bobby Jungels. Direi che ora Jungels, Amador e Geraint Thomas, carne al fuoco ce n'è tanta per i prossimi rilevamenti. Sì, ma è, insomma, diciamo che l'avevamo detto anche di Amador, che è un buon cronoman. Ben Hermans, anche lui, insomma, è un cronoman buono. Intanto i rulli sulla partenza per Nairo Quintana, che comunque in questo cronometro non credo che perda tantissimo. Minuto e 10 è il suo ritardo in classifica generale da Nairo Quintana. È cominciata la cronometro Foligno-Montefalco per lo squalo dello stretto. Oggi Silvio ha tutta perché deve cercare di recuperare qualcosa rispetto al colombiano. Accolto da un boato, staccato ma non naufragato, salendo sul blockhouse. Un minuto il ritardo accumulato nei confronti di Nairo Quintana. Oggi Vincenzo Nibali ha a disposizione il terreno per iniziare a recuperare qualcosa. Indicazioni tecniche per la bici di Vincenzo Nibali le chiediamo a Antonello Orlando, vai. E allora intanto vi diciamo che sono momenti concitati, abbiamo cercato di bloccare Andrea Nieri, il meccanico di Vincenzo Nibali, il quale ovviamente è dovuto scappare sull'ammiraglia. Allora vi diciamo subito che Nibali monterà un 55-44. Dicevamo sono momenti concitati, mancano quattro corridori alla fine di questa cronometro. Mollema, Dumoulin, Pinot e Quintana, tutti e quattro adesso sono sui rulli per il riscaldamento. Tra poco partiranno, momenti molto concitati. Ovviamente abbiamo cercato di chiedere qualcosa a questi corridori, però abbiamo avuto un secco rifiuto per ovvi motivi. Sono molto ma molto concentrati. A voi la linea. Grazie Antonello. Ricordiamo che Amador ha fatto segnare il secondo miglior tempo al primo intermedio con appena un secondo di ritardo da Bob Jungels. Apriamo una finestra adesso con il palco del processo alla tappa. Alessandra De Stefano, a te. Buonasera ai nostri telespettatori. Stiamo seguendo con grandissima attenzione insieme con Alessandro Petacchi queste frasi avvincenti, una cronometro davvero bellissima dal punto di vista naturalistico, paesaggistico, ma soprattutto anche per quello che sta dicendo per quanto riguarda gli uomini di classifica. Non è che ci dobbiamo aspettare un Quintana che vola, cronometro Alessandro Petacchi, visto che Amador ha fatto meglio di Jungels, che è uno specialista nel primo intertempo. Amador è partito fortissimo, avere dopo 10 minuti lo stesso tempo di Jungels e Thomas
fa pensare molto, perché la prima parte della crono è più adatta a cronome come loro e come Dumoulin, che sta per partire, e il finale è più adatto a forse a gente che va un po' meglio in salita. Però se partono già così, aspettiamoci anche un Nibali che possa fare un buon tempo subito nella partenza, che secondo me è più adatta in questo tratto che a Quintana. Quindi lui, se deve recuperare, deve recuperare più in questo tratto e poi gestire il vantaggio nel finale. Thibaut Pinot sulle pagine dell'Equipe ha detto che vuole provare a prendere la maglia a Quintana. Sono 28 secondi tra il francese e il colombiano, insomma una sfida tutta da seguire con Pancani e Martinello. Noi ci vediamo dopo, i temi di oggi ovviamente la tappa e soprattutto un tema importantissimo, la tappa di domani, perché quella di Bagno di Romagna è davvero una di quelle tappe che si presta a ribaltare il Giro d'Italia, come è accaduto per esempio nella tappa dell'Aquila e come accadde nel Giro di Damiano Cuneco con Corno alle Scale. Però attenzione, perché scopriremo anche, discuteremo a lungo il processo a tappa di chi questo Giro può vincerlo, perché la classifica cambierà. La linea va a Pancani e Martinello, ci vediamo dopo con il processo alla tappa. Grazie Alessandra, e vedremo tra circa un'ora come sarà cambiata la classifica di questo Giro d'Italia. Intanto è partito anche Bauke Mollema, 51 secondi il suo ritardo da Nairo Quintana, che potrebbe perdere la maglia oggi. Non dimentichiamoci, ci ricordava Alessandra, che ha detto Thibaut Pinot che oggi vuol provare a colorarsi di rosa. Ha 2 secondi di vantaggio su Dumoulin, è cresciuto tantissimo Pinot negli ultimi 2 anni, ma possono bastare 2 secondi di vantaggio su Dumoulin? Possono bastare, soprattutto perché lo stesso Dumoulin ha dichiarato di non sentirsi così sicuro come tutti gli hanno dimostrato ieri durante la conferenza stampa, mentre sta arrivando un ottimo Konstantin Siouzou, che si è reso protagonista di un'ottima prova, si sta rendendo protagonista di un'ottima prova, anche se abbastanza lontano dalle prime posizioni. Dovrebbe terminare in 12ª posizione per ora Konstantin Siouzou, con un ritardo di 1:37. Lo stesso Tom Dumoulin ha ricordato: guardate signori, che l'anno scorso al Giro di Romandia Thibaut Pinot mi ha battuto su un percorso distanza inferiore, erano 16 chilometri, ma su un percorso altimetricamente molto simile a quello di domani, e mi ha battuto per 2 secondi. Un Tom Dumoulin che nell'occasione batté Jungels terzo a 9, Froome sempre a 9, Quintana a 9, Zaccarin a 17. Quindi un Thibaut Pinot che ha oggi la possibilità di confermare ancora una volta gli enormi progressi che ha fatto in questa specialità. È campione nazionale francese, in montagna abbiamo visto non ha nulla da invidiare a nessuno, il solo Nairo Quintana lo ha staccato l'altro giorno salendo dal blockhouse, salendo sul blockhouse. È un Thibaut Pinot che ha puntato e focalizzato come questa 100ª edizione del Giro d'Italia sia la corsa sul quale questo 2017 è incentrato, il suo 2017 appunto, e quindi aspettiamoci un Thibaut Pinot particolarmente aggressivo oggi e determinato perlomeno a recuperare terreno. Poi se riuscirà a recuperare tutto nei confronti di Nairo Quintana lo staremo a vedere. Intanto l'intermedio di Ilnur Zaccarin sta pagando 19 secondi a Bob Jungels, il russo della Katyusha Alpecin, mentre sta facendo un garone Geraint Thomas, che è passato anche al secondo intermedio. Allora, al primo aveva lo stesso tempo di Kirienka, adesso al secondo intermedio il bielorusso si era lasciato dietro di 21 secondi ed ha 41 secondi di vantaggio Geraint Thomas rispetto a Luis Leon Sanchez, che attualmente guida la classifica provvisoria al traguardo. Dunque potrebbe essere Geraint Thomas il nuovo leader della classifica provvisoria. Al secondo intermedio, quello di Bastardo, il tempo di Yates, che sta perdendo 1:07 il suo ritardo da Geraint Thomas. Adam Yates, che nel tratto, nei 19 chilometri abbondanti, che scusate 18 chilometri e 400 metri tra il primo e il secondo intertempo, ha perduto qualcosa rispetto alla cadenza brillante che aveva dimostrato nel primo tratto. Anche lui caduto, Adam Yates, l'altro giorno. Ed eccoci adesso nella zona di partenza con Tom Dumoulin, il favorito numero uno secondo tutti, anche secondo i bookmakers, di questa cronometro del vino, la cronometro del Sagrantino di Montefalco. Tom Dumoulin, che l'anno scorso, grazie proprio alla prova contro il tempo, vestì la prima maglia rosa al Giro d'Italia. Eravamo nel suo paese, in Olanda, ad Apeldoorn. Abbiamo visto questo dettaglio che ci ha riproposto dalla regia di questa curva a 90 gradi sulla sinistra che Vincenzo Nibali ha affrontato, tra l'altro prendendo il saltino della
differenza di livello tra i due asfalti, quello della strada che stava terminando di percorrere e quella invece che ha poc'anzi imboccato, è un Vincenzo Nibali che ha sfruttato tutto lo spazio che gli era consentito sfruttare per percorrere al meglio questa curva, curve pennellate al millimetro per Tom Dumoulin, che oltre ad essere, come abbiamo visto, uno dei candidati al successo finale, è uno dei migliori cronomen di quest'epoca. E l'abbiamo visto anche da quella inquadratura, Silvio, la perfezione nel gesto, la pulizia nel gesto, la bellezza anche nella posizione in sella di Tom Dumoulin, così come la stessa cosa si può dire anche per Bobby Jungels. Direi di sì, maglie quasi simili. Infatti, quando sono in Olanda, uno olandese e l'altro lussemburghese, Jungels, molto spesso viene scambiato per il campione olandese. Sono entrambi campioni nazionali a cronometro. Tom Dumoulin, grande protagonista al giro al Tour de France, scusate, 2016, giro che Tour de France che ha dovuto poi abbandonare nel finale a causa di una caduta e di un problema ad un polso, è riuscito a recuperare, ma ai Giochi Olimpici di Rio, proprio nella prova contro il tempo, trovò sulla sua strada uno straordinario Fabian Cancellara che si portò a casa la medaglia d'oro, per lui solo tra virgolette argento a Rio. Mentre sta completando gli esercizi di riscaldamento sui rulli Nairo Quintana, un minuto e mezzo, qualcosa meno, alla partenza di Thibaut Pinot, e noi siamo pronti per seguire adesso l'intermedio di Domenico Pozzovivo. Allora, questo deve essere un punto di riferimento molto molto parziale per Domenico Pozzovivo, perché era la parte per specialisti puri, quella che si è appena lasciato alle spalle il Lucano, che infatti ha accusato un ritardo di 30 secondi. Comincia adesso, possiamo dire, la vera crono di Pozzovivo. Sì, da questo punto in poi, perché il percorso nei primi 9 km 800 metri era assolutamente non adatto alle caratteristiche di Domenico Pozzovivo. Il primo piano, la concentrazione sul volto di Thibaut Pinot, perché sa che quella di oggi per lui può essere una delle giornate in assoluto più importanti. Si è difeso bene, molto bene, sulle rampe del Blockhaus. Thibaut Pinot soltanto 28 secondi di ritardo, 28 secondi da recuperare a Nairo Quintana. Può farcela in questa cronometro del Sagrantino. È partito Pinot. Partito il campione nazionale di Francia, Thibaut Pinot, lo seguiremo con grande attenzione, corridore coraggioso, corridore che non ha paura di attaccare. Attenzione, qui la regia ci fa vedere questo replay con Tom Dumoulin, questa moto, la moto della gente, troppo vicina. La gente della stradale si è fatto un po' sorprendere dalla velocità con il quale Tom Dumoulin sta impostando questa serie di curve, bene che si allontani come ha fatto proprio al termine di questo rallenty che ci è stato riproposto. Stamani c'era stata la possibilità per tutti i corridori, per tutte le squadre, di fare un'ulteriore ricognizione sul percorso del cronometro, anche per valutare le giuste traiettorie da impostare affrontando le varie curve. Andiamo adesso noi in moto, Moto Cronaca 1, Andrea De Luca, per avere anche qualche delucidazione sui rapporti montati dai vari uomini più attesi quest'oggi. Buongiorno Andrea, ben ritrovato a te. Buongiorno Francesco, buongiorno Silvio, buongiorno ai telespettatori. Stiamo seguendo la prova di Dumoulin, ma fino alla sua partenza siamo stati proprio nella sede, nell'anticamera della rampa di lancio, e abbiamo preso nota di tutti i rapporti. Innanzitutto Dumoulin, visto che stiamo seguendo il corridore olandese, monta un 56-44, la stessa scelta fatta da Nairo Quintana, mentre Thibaut Pinot, stiamo parlando degli ultimi tre a partire, monta un 55, stiamo parlando della corona anteriore. Ecco, una cosa da rilevare, usano tutti una lenticolare posteriore e davanti una ruota razze. Ci sono alcuni corridori tipo Quintana che non l'hanno in dotazione come ruota, la ruota razze, nel fornitore abituale. Infatti Quintana ha una ruota razze e tra l'altro mi faceva rilevare un meccanico che era montata al contrario quella di Quintana, quindi... c'è una indicazione, un verso verso cui devo montare queste ruote a razze. Montana l'hanno contrata invece dall'altra parte, si vede che non sono abituati a montare questo tipo di ruota. Dumoulin ha preso quelle doppie curve velocissimo, guarda, ha sorpreso anche noi che li eravamo dietro, perché veramente non ha perso velocità nell'affrontarle. Noi seguiamo sempre il campione olandese, a voi la linea.
Grazie, grazie Andrea. E mentre concludevi il tuo intervento è transitato all'intermedio Vincenzo Nibali con il tempo di 11.01, allora a 21 secondi di ritardo rispetto a Bob Jungels, che guida la classifica al primo intermedio, sottolineiamolo, al primo intermedio. Al traguardo invece, dove adesso attendiamo Geraint Thomas, per ora il miglior tempo è sempre quello di Luis León Sánchez. Mentre è transitato TJ Van Garderen al secondo intertempo, decisamente lontano rispetto ad uno scatenato Geraint Thomas. Nairo Quintana, ormai tutto è pronto per completare anche le partenze dalla città della Quintana, manca soltanto lui, Nairo Quintana, Nairon Man, lo ha ribattezzato qualcuno in Colombia, è partito tutto vestito di rosa, il leader della classifica generale. Abbiamo sentito da Andrea De Luca 56 il rapporto anteriore, la scelta appunto di Nairo Quintana contro il 55 di Nibali, il 55 di Pinot e il 56, quindi simile a quello di Tom Dumoulin, che hanno comunque caratteristiche diverse fisicamente. Quindi Nairo Quintana dimostra con questa scelta coraggiosa di non avere nessun timore reverenziale rispetto ad avversari più quotati di lui nelle prove contro il tempo, e quindi di volersela giocare, di non avere nessuna intenzione di mollare questa fiammante maglia rosa che ha conquistato meritatamente 48 ore fa. È vero che magari poi dietro, soprattutto per cercare di tenere in linea la catena, magari userà un rapporto più alto dietro, però Silvio, vedere partire Quintana, che tutti pensano colombiano, piccoletto, questo può pensare qualcuno, va soltanto in salita, vederlo partire in una cronometro con la 56, comunque tanta roba. Non è il suo caso. Bob Jungels al secondo intermedio, dove mantiene la prima posizione e adesso porta a 18 addirittura i secondi di vantaggio nei confronti di Kirienka. Ne aveva su Kirienka soltanto 2 di margine al primo intermedio, dunque nel secondo segmento di questo cronometro il lussemburghese al bielorusso ha guadagnato 16 secondi. Eccola qua la classifica provvisoria all'intermedio di Bastardo. Jungels davanti a tutti a 18 secondi, Kirienka 38 Sánchez, a 45 Maxim Monfort, a 49 Jan Bartha, e noi siamo pronti per tornare in corsa con l'altra motocronaca, quella di Marco Saligari, che sta seguendo Domenico Pozzovivo. Marco. Buon pomeriggio Francesco, buon pomeriggio Silvio, buon pomeriggio a tutti i telespettatori. Sono proprio alle spalle di Domenico Pozzovivo, che è in gara ormai da quasi 17 minuti, ha lasciato la parte pianeggiante del percorso e comincia la parte più tortuosa. Anche per lui biciclette speciali, io questa mattina mi sono davvero lustrato gli occhi alla partenza a vedere questi mezzi. Avete già parlato dei rapporti, tanta indecisione per il leader, soprattutto se usare il 42 anteriormente o il 44, hanno optato quasi tutti per il 44. Jungels ha montato un 5, quindi questo è rapporti più centrali dietro, e perché più si usano corone grosse e meno attrito si ha, ovviamente. Passo. Grazie Marco. Giriamo la linea immediatamente ad Andrea De Luca. Sempre alle spalle di Dumoulin, lungo rettilineo che porta a Bevagna, ha un po' di vento a favore, ma prima pedalava 70 km orari, un qualcosa di incredibile in bicicletta. Vento a favore sì, però bisogna avere un gran motore per spingere quelle velocità. A voi la linea. Grazie Andrea. Allora dobbiamo rettificare la classifica al secondo intermedio, perché c'era davanti a tutti Thomas, Geraint Thomas, che adesso attendiamo al traguardo perché era sparito dal nostro computer. Geraint Thomas, infatti c'è stato un attimo di panico qua nella zona di tutte le varie postazioni dei telecronisti, perché appunto era sparito Geraint Thomas. Allora, il tempo di Thomas 34 minuti netti all'intermedio, 34.03 quello di Bob Jungels, che infatti prima lo avevamo detto che aveva un vantaggio di 41 secondi rispetto a Luis León Sánchez, poi era sparito, invece adesso è riapparso Thomas.
Grande equilibrio per ora tra Geraint Thomas e Bob Jungels, mentre inquadrato uno straordinario Tom Dumoulin. Abbiamo sentito da Andrea De Luca, sta viaggiando a 70 km orari nel primo tratto, decisamente favorevole dal punto di vista del percorso e anche per il leggero vento appunto a favore che spinge i corridori. Al traguardo Ben Hermans con un tempo che per ora è l'ottavo, 53-18, un ritardo di un minuto e un secondo da Luis Leon Sanchez, che continua a guidare la classifica provvisoria. Super tempo di Dumoulin al primo intermedio per Tom Dumoulin, 10 e 22, dunque addirittura balza al comando della classifica generale, addirittura con 18 secondi di vantaggio rispetto a Jungels. Media oraria, pensate un po', 56 720 per Tom Dumoulin. Che dire, siamo di fronte praticamente a un corridore che è andato come un missile, lo possiamo dire, nella prima parte. 56 e 720 la media oraria. È vero, in leggerissima discesa, forse anche con il vento a favore, però sì, 56 e 700. Veramente, veramente spaventoso. Un'altra dimostrazione di talento e di classe pura da parte di Tom Dumoulin. Buono il terzo posto di Monfort al traguardo, ma ora sta arrivando Geraint Thomas nettamente al comando, balza il gallese del Team Sky, chiude in 51 e 26, guadagna dunque 51 secondi a Luis Leon Sanchez, 46 429 la media di Geraint Thomas, che dunque risponde così alla sfortuna, alla enorme sfortuna che si era abbattuta su di lui e su metà della sua squadra arrivando alla salita del Blockhaus. Una corridore, Silvio, che per quello che ha fatto vedere due giorni fa alla Blockhaus, guarda, nella curva Kirienka ha rischiato anche lui. Ha rischiato anche oggi. Per quello che gli era capitato alla Blockhaus, nella tappa del Blockhaus, per quello che ha fatto vedere oggi, personalmente mi ha finito di conquistare Geraint Thomas, un grandissimo. Sì. Ora, dopo i corridori italiani, io lo dico ufficialmente, in questo giro faccio il tifo per lui. Insomma, mi associo. Non si può rimanere indifferenti di fronte a quanto ha saputo fare l'altro giorno e soprattutto oggi Geraint Thomas. Abbiamo imparato a conoscerlo negli anni, come è fatto un ciclista. Tu, Silvio, lo sei da sempre. I ciclisti non mollano mai, i ciclisti quando cascono la prima cosa che fanno, cercano subito la bicicletta per ripartire, poi magari si accorgono che hanno una frattura, se possibile rimontano in sella lo stesso e chiudono la tappa con una frattura. Dunque non è una novità quello che ha fatto Geraint Thomas l'altro giorno sul Blockhaus, però davvero è stato fantastico per la sua voglia comunque di essere. È stato straordinario ed è la sua occasione, è la sua occasione, perché è la prima volta in casa Sky che ha la libertà e ha avuto la possibilità di prepararlo, di fare classifica in una grande corsa a tappe, perché finora è stato a disposizione prima di Wiggins e poi di Chris Froome, e questa sua occasione non la vuole assolutamente perdere. E a questo punto il ritardo di Nibali da Dumoulin al primo intermedio è di 39 secondi, è transitato anche Mollema con 29 secondi dal suo connazionale. Brevissima pausa pubblicitaria, la finestra sulla corsa è aperta, break da Giro 100. È l'azienda che si dà questi dati. Dumoulin va a 58, 59, 57 costantemente. Sì, se guardi in questo momento anche Nairo Quintana. Anche Quintana in questa fase a 58, sì. Bisogna fare attenzione a guardare quei dati lì. No, certo, perché dipende dal tipo di strada. Arriva tipo Pinot all'intermedio. Ricordiamo che prima di lui è passato Dumoulin e poi dietro ci sarà Nairo Quintana, meglio di Vincenzo Nibali, ma neanche tanto di tanto. Arriva Adam Yates al traguardo in una prestazione che più o meno dovrebbe essere intorno ai 53-15, perché comunque è una buona prestazione. 53, 16, decima posizione, 1,50, non male per un corridore come lui che è votato alla salita. Kreuzvik non all'altezza delle altre, delle nostre aspettative, perché lui è un ottimo cronometro, evidentemente non è al top. Intanto Riccardo, la media stabilita da Geraint Thomas 46 420 per 40 km, un bel andare direi. Sì, soprattutto su questo percorso all'intermedio. Comunque ha migliorato Kreuzvik rispetto a, però è molto alto, 1,13. Intanto Geraint Thomas ha fatto tutto quello che si poteva fare, meglio di così era impossibile.
È transitato al primo intermedio anche Thibaut Pinot, 10:51 il tempo del campione nazionale di Francia, 29 secondi di ritardo da Dumoulin. Dunque ha lo stesso ritardo di Mollema, 10 secondi meglio rispetto a Vincenzo Nibali, nella parte a lui sicuramente meno favorevole, così come era stato per Vincenzo. Sì, hai assolutamente sottolineato la cosa corretta, un Thibaut Pinot che sta andando secondo le previsioni in questa prima parte, che è quella meno adatta alle sue caratteristiche. E dunque manca soltanto la maglia rosa all'intermedio di Bevagna, dove si entra ufficialmente nella zona di produzione del Sagrantino di Montefalco. Nairo Quintana sulla sinistra del teleschermo, sulla destra invece Tom Dumoulin, per questo raffronto ravvicinato anche in immagini tra i due uomini più attesi quest'oggi, perché sulla carta sono loro due che si giocano la maglia rosa. E adesso torniamo invece a schermo intero su Vincenzo Nibali. Sulla destra Geraint Thomas, che sta facendo il classico defaticamento, proprio sistema che non usano solo nelle gare contro il tempo, ma che usano anche nelle normali tappe, che hanno importato dalla loro lunga attività su pista, perché Geraint Thomas è anche lui un uomo che viene dalla pista. Insieme a Geraint Thomas, Stefano Rizzato, ormai siete diventati amici, Stefano. A great time trial for you, even we see that you're still hurting maybe. Yeah, but it's one of those where you just have to grit your teeth and go and just hope the pain in the legs is more than the arm. And it was pretty much even, really. And then I threw my bottle with like 8K to go and I did it with this arm. I shouldn't have done that because I could really feel it then. But okay. Quindi ci diceva che questo è un cronometro dove toccava stringere i denti e per sperare che il dolore non si sentisse ha buttato via la borraccia a 8 km dalla fine, e la spalla dove ha battuto gli fa ancora male, però insomma ha dato tutto, il miglior tempo e la voglia di recuperare in classifica. So the best time and your will is to climb the GC. Yeah, I try to give everything today, take it day by day, hopefully I can recover the next 3 days. Tomorrow's a super hard day, then 2 flat days, so hopefully it can recover. But yeah, we'll see how it goes. It's a hell of a task now, but we'll see. Thank you very much. Ci ha detto che l'ha definita hell of a task, ovvero una gran bella sfida, quella di recuperare in classifica generale dopo quello che è successo prima del blockhouse. Spera di recuperare anche fisicamente nei prossimi 3 giorni, anche se domani ha detto è bella dura, insomma ci prova Geraint Thomas. Grazie Stefano. Nairo Quintana è transitato all'intermedio con un ritardo di 48 secondi. La nostra regia l'abbiamo vista comunque in diretta, ma andiamo a commentare anche l'acrobazia che ha fatto Nairo Quintana, questo confettino rosa colombiano, perché Silvio, qua uscendo dalla curva è stato impressionante il rischio che ha corso Quintana. Hai visto che ha provato a correggerla, sarebbe stato fatale per lui se avesse insistito in quella intenzione. Allora ha deciso di fare la cosa più semplice per un professionista. Viene una un cosa po' alla Sagan. Una cosa alla Sagan, ha saltato il cordolo con la bici da cronometro, quindi ancora più complicato, con entrambe le ruote, senza andare ad impattare né con la ruota anteriore né con la ruota posteriore, perché avrebbe voluto dire comunque cadere. Bravo Nairo Quintana, in ritardo al primo intertempo, ma vale lo stesso ragionamento che abbiamo fatto per Pozzovivo, per Thibaut Pinot, è sicuramente la parte di percorso meno adatta alle sue caratteristiche. Torniamo da Andrea De Luca. Siamo sempre dietro Dumoulin verso Madonna delle Grazie, 80-85 pedalate al minuto per l'olandese, che prima si è alzato per la prima volta dalla sella sui pedali per spingere e adesso si è rimesso in posizione da crono che non aveva mai abbandonato fino a quel momento. A voi la linea. Posizione da crono che continua a mantenere anche Bob Jungels. Jungels che al secondo intermedio aveva 3 secondi di ritardo da Geraint Thomas. Al secondo intermedio è transitato invece decisamente più staccato Andrei Amador, che era rimasto con i migliori nel primo segmento della cronometro, era transitato con 19 secondi a Bevagna, ora invece è a bastardo il suo ritardo da Thomas è di 51 secondi.
Ritorniamo su Vincenzo Nibali. Fino a poco fa dall'alto abbiamo avuto modo di seguire anche l'azione di Bob Jungels, che rimane il secondo per ora al secondo intertempo di Bastardo, con 3 secondi soli di ritardo da Geraint Thomas. Un Vincenzo Nibali che sta percorrendo il tratto centrale di questa crono, mi sembra con una pedalata abbastanza efficace. È chiaro che faremo fatica fino al secondo intertempo, quello di Bastardo, a capire effettivamente che tipo di concretezza abbia la pedalata di Vincenzo Nibali, che almeno visivamente mi sembra comunque una pedalata decisamente efficace. Marco Saligari, a te. Sono sempre dietro Pozzovivo, che qualche centinaia di metri fa ha preso una sventagliata, perché se nei primi 9 chilometri dal via il vento è favorevole e molto molto forte, quando cominciano il tratto del percorso più tortuoso arrivano delle folate improvvise lateralmente. Pozzovivo, che anteriormente alla ruota d'alto profilo ha preso un paio di imbarcate, l'ultima che vi ho detto poco fa, veramente molto molto forte, quindi i corridori devono fare attenzione, soprattutto faranno fatica a tenere la posizione da cronomen. Io mi sono fermato a 21 chilometri, il tempo di Pozzovivo era di 28 minuti e 23 secondi, adesso aspetto Vincenzo Nibali e farò con lui il finale, se siete d'accordo. Passo. Perfetto Marco, ecco Davide Formolo, non l'avevamo visto al primo intermedio, siamo adesso al secondo rilevamento cronometrico invece per la roccia del gruppo. Davide Formolo, questo infatti è il suo soprannome, 2 minuti e 04 il suo ritardo da Geraint Thomas, 36 e 04 il tempo di Formolo. Dal confettino bianco Davide Formolo al confettino rosa Nairo Quintana, che ora ha trovato una strada più adatta alle sue caratteristiche. Allora Formolo sta perdendo circa 1 minuto da Kreuzweg e una 40 secondi da Kangert. Allora andiamo con il rapporto, 44 anteriormente stava pedalando con un Nairo Quintana, posteriormente stava spingendo un rapporto 14-15, quindi in questo tratto in salita dove le pendenze mediamente vanno dal 4 al 5% Nairo Quintana con un 44, non abbiamo sentito prima, stava usando il 56 anteriormente, non siamo stati informati di che plateau più piccolo abbia a disposizione, con il terzo rapporto che ha a disposizione dietro, invece quarto rapporto che ha a disposizione dietro, quindi sicuramente il 14. Nairo Quintana invece inquadrato in questo momento un elegantissimo Tom Dumoulin, perché anche dal punto di vista stilistico siamo di fronte ad un autentico fuoriclasse. Si è scomposto per una frazione di secondo, giusto il tempo di andare a prendere la borraccia, anche quella chiaramente disegnata con una forma aerodinamica. Ecco, poi ha bevuto anche mentre beveva. Ha allargato il ginocchio un pochettino per far spazio, doveva entrare lì la borraccia, doveva infilarla. Sì. Vedete qui queste. Vincenzo Nibali, poco fa Marco Saligari ci ha spiegato il vento che arriva lateralmente, che ha causato qualche problema anche a Vincenzo Nibali, che ha dovuto cercare il manubrio nella posizione più sicura e togliere le mani dalle appendici che ha a disposizione. Zakarin, decimo tempo per lui, 35.01 al secondo intermedio, secondo me non sta andando male Zakarin. Minuto di ritardo da Thomas. Direi di no. Qui inquadrato invece Andrea Amador, il costaricense, che è a 7 km dal traguardo di Montefalco. Torniamo da Marco Saligari, che ha riagganciato, meglio ha agganciato Vincenzo Nibali, giusto Marco? Giustissimo, sono dietro il corridore della Bahrain, al chilometro 21 ha fatto 25 secondi meglio di Pozzovivo. Adesso Vincenzo Nibali è in un tratto di discesa, scendiamo a 86 km orari e nel momento in cui trova delle curve da fare cambia la posizione, ovviamente da cronomen passa sulle appendici più larghe, questo perché gli dà più stabilità. E vi segnalo sempre un fortissimo vento, Francesco, è la difficoltà che avranno più o meno tutti i corridori, arrivano delle sventagliate impressionanti. Passo.
E lo vediamo adesso anche nel replay che ci ripropone la nostra regia, Stefano Brunozzi per la regia internazionale, Marco Spolettini per quella italiana. Qua non si è fidato Vincenzo a rimanere con le mani sugli appendici, mentre al traguardo sta arrivando Bob Jungels, che è dietro rispetto a Geraint Thomas, che dunque mantiene la prima posizione. Secondo tempo per Bob Jungels, 51,33, 7 secondi di ritardo rispetto a Geraint Thomas. Che crono che ha fatto il gallese del Team Sky. Sta arrivando anche TJ Van Garderen, che oggi perderà ulteriormente in classifica generale, perché insomma, guardate un po', arriva con un tempo davvero molto alto, prende addirittura 3 minuti e 27 rispetto a Thomas. Mi sembra anche rassegnato mentalmente ormai TJ Van Garderen, e siamo solo alla decima giornata. Qui invece la grinta di Bob Jungels, che si posiziona al secondo posto alle spalle di Geraint Thomas, a 7 secondi di ritardo del campione nazionale lussemburghese, capitano della Quickstep Floors, nei confronti del capitano del Team Sky, Geraint Thomas. È cominciato il tratto in salita ora per Nairo Quintana. Attendiamo ora Pozzovivo, poi nell'ordine Nibali, Bonlema, Dumoulin e Pinot al secondo intermedio, dove l'ultima transitaria è stato il Nurazzakaran. Allora mettiamo ordine nella classifica generale provvisoria al traguardo. Guida Geraint Thomas, 51,26 è il tempo da battere, a 7 secondi Bob Jungels, a 51 secondi Luis Leon Sanchez, a 1,11 Kirienka, a 1,24 Monfort e Tratnik. Ultimissima pausa pubblicitaria, sempre con finestra sulla corsa, break dal giro 100. Quintana punta sulla seconda parte ovviamente di questa cronometro, qui un raffronto fra Nairo Quintana e Vincenzo Nibali, 39 secondi, insomma pochi secondi di differenza dopo i primi 10 chilometri, non tantissimi tra Quintana e Nibali. No, loro devono, cioè questo è un confronto molto importante sia per Nairo Quintana che per Vincenzo Nibali, che effettivamente devono saper darsi battaglia anche in altre situazioni, ma cronometro importante. Intanto Domenico Pozzovivo, che sta affrontando ora la parte che più gli si addice, Domenico Pozzovivo che a cronometro non è mai andato piano. Oggi aveva invece lo stesso tempo di Quintana, cioè 48 secondi di ritardo al primo intermedio, 1,13 al secondo, sta prendendo in maniera regolare. Dicevo, Nairo Quintana di 9 secondi di differenza a vantaggio di Nibali dopo 10 chilometri. No, io fui mi è rimasto impresso quella volta che, naturalmente, Bruno Reverberi è un padre di famiglia nella sua squadra, no? Pozzovivo è 5 da Geraint Thomas. Nel frattempo, al primo intermedio, la differenza tra Tom Dumoulin e Nairo Quintana sono 48 secondi, quindi virtualmente, dopo 9 km e 800 metri, Tom Dumoulin ha già sfilato la maglia rosa a Nairo Quintana. Tom Dumoulin, che lo vediamo inquadrato stilisticamente perfetto con il suo rapporto 56-11, pensate, uno sviluppo di 10 metri 874 centimetri in questo tratto in discesa particolarmente adatto alle sue caratteristiche. Tom Dumoulin, che ora va a cercare un gel a rapida assimilazione per alimentarsi in questo cronometro, dove il dispendio energetico è comunque molto molto abbondante. Nei body a cronometro che usano per le cronometro non ci sono chiaramente le tasche posteriori, e dunque queste bustine, questi gel li tengono sotto il pantaloncino, sotto il pantaloncino della coscia. Esatto. Qui inquadrato Vincenzo Nibali, una buona cadenza di pedalata, non è la stessa cadenza di pedalata di Tom Dumoulin. Andiamo ad Andrea De Luca prima dell'intermedio di Nibali. Andrea, impressionante Tom Dumoulin, veramente impressionante, delle velocità incredibili. Pensate, nei tratti in salita arrivava a 50 km orari l'olandese, adesso ci siamo fermati al chilometro 21 e mezzo, dove è transitato Dumoulin col tempo di 26,45. Siamo in attesa di Pinot, vi riferiremo se sarà in ritardo e quanto sarà in ritardo il francese nei confronti dell'olandese a questo cronometro. A voi la linea. Perfetto, grazie Andrea. Intanto con le immagini siamo passati su Andrei Amador, attendiamo ancora l'intermedio di Nibali al secondo rilevamento, quello di Bastardo, dopo 28 km e 200 metri. Dove sta arrivando adesso Vincenzo?
Allora, 34 netti era il tempo di Geraint Thomas, che oggi fra l'altro comunque recupererà e tanto anche in classifica. 1.02 il ritardo di Nibali, dunque praticamente è sui tempi di Ilnur Zakarin, mentre sta arrivando al traguardo Tanel Kangert. Tanel Kangert un po' sotto le attese, il suo rendimento è stato buono, il suo piazzamento al blockhouse, quindicesimo per ora con un ritardo di 2:02 da Geraint Thomas, che continua a guidare la classifica provvisoria. Geraint Thomas che ormai da diversi minuti è seduto nella hot seat. E torniamo adesso da Marco Saligari in corsa. Poco fa, l'avete visto dalle immagini, proprio nell'intertempo ha affrontato il tornante nella località Bastardo, l'ha affrontata con molta prudenza Vincenzo Nibali e immediatamente dopo ha rilanciato molto bene la sua azione. Adesso usa dei rapporti più lunghi, mi sembra che si stia gestendo molto bene, è in un tratto con forte vento laterale da sinistra verso destra e nonostante questo Vincenzo viaggia 60 km orari, passo. Giriamo la linea a Stefano Rizzato. Sì, retroscena su Dumoulin e Nibali, perché entrambi hanno provato il percorso della cronometro il giorno dopo la Tirreno Adriatico. Lo sappiamo perché eravamo lì con Marco Saligari a provare il percorso, che però era quello vecchio, quindi hanno dovuto poi ritestarlo in questi giorni. A te la linea, Francesco. Eh sì, perché è stato recentemente modificato rispetto a quello che era previsto a febbraio-marzo il percorso di questa cronometro, e dunque la ricognizione serve sempre, però insomma l'hanno dovuta a livello di studio l'hanno dovuta ripreparare in questi giorni i grandi specialisti e gli uomini più attesi per la classifica. Da quello che ci ha raccontato Marco Saligari, dal punto di vista altimetrico più agevole il percorso poi scelto rispetto a quello che era stato scelto precedentemente, che prevedeva addirittura uno strappo di oltre un chilometro con pendenze superiori al 10%. Ora inquadrato Thibaut Pinot, campione nazionale francese, sarà interessante anche per lui il prossimo rilevamento cronometrico, quello di Bastardo, per capire qualcosa di più. E andiamo a questo proposito da Andrea De Luca. Sì, perché vi do subito un'informazione importante, perché sta pagando al chilometro 21,5 Pinot nei confronti di Dumoulin 1:18, quindi il ritardo del francese al chilometro 21,5 è di 1:18 perché è transitato col tempo di 31,03. A voi la linea. Grazie Andrea, preziosissime queste indicazioni che ci arrivano dal cuore della corsa. 1:18 comincia adesso tantino, un ritardo pesante, mentre stiamo tra l'altro seguendo in diretta le difficoltà di Nairo Quintana a tenere la traiettoria, perché le raffiche, i gusting, stanno arrivando a 30 km orari. Queste raffiche, come abbiamo sentito dai nostri inviati in moto, stanno disturbando in modo notevole la marcia dei corridori. E invece chi sta andando decisamente bene è Bauke Mollema, 53 secondi il ritardo da Thomas, che sicuramente è molto più specialista rispetto a Mollema a cronometro. 53 secondi il suo ritardo dal gallese Steven Kruiswijk. Giornata difficile anche oggi per l'olandese, per il capitano della Lotto Enel Jumbo, perché chiude in 14esima posizione con 1:54 di ritardo da Geraint Thomas. Decisamente superiore alle attese il ritardo di Steven Kruiswijk. Qui vediamo proprio Bauke Mollema, il capitano della Trek Segafredo, che come abbiamo sentito al rilevamento cronometrico di Bastardo ha un ritardo di 53 secondi da colui che per ora è primo in questa classifica provvisoria, vale a dire Geraint Thomas, che sta dimostrando anche in questa prova contro il tempo di essere sorretto da un'ottima condizione di forza. Allora il prossimo, eccolo qua inquadrato Bauke Mollema, il prossimo che arriverà all'intermedio di Bastardo dopo 28 km e 200 metri sarà Tom Dumoulin. Allora attendiamo qualche istante prima di girare la linea a Marco Saligari, proprio per avere in diretta, per vivere in diretta il passaggio all'intermedio di Tom Dumoulin. Ormai ci siamo, eccolo qua. Allora 34 minuti netti per Geraint Thomas, è già in vista dell'intermedio Tom Dumoulin. Aveva Dumoulin 20 secondi di vantaggio su Thomas al primo intermedio e adesso sono diventati 36 secondi il vantaggio di Dumoulin, tempo per lui di 33:24. Balza al comando della classifica anche dopo il secondo segmento di questa cronometro. Sta facendo una cosa, sta rispettando il pronostico.
diciamo molto più semplicemente. Silvio, sta rispettando il pronostico, ma mi permetto di dire, anch'io non avevo pochi dubbi sul suo successo, ma sta andando veramente come un treno, sta scavando un solco tra sé e gli avversari. Tra i meno 10 e i meno 9 chilometri con Vincenzo Nibali e con Marco Saligari, a te. Ha impiegato Vincenzo Nibali 1 minuto e 35, se restiamo in linea vi do anche i meno 8, 1 minuto e 27 secondi, quindi potete fare il raffronto quando passerà anche Quintana a questo chilometraggio. Passo. Perfetto Marco, allora per chiarire ulteriormente, per fare dal decimo, dai meno 10 ai meno 9, 1,35 per Nibali, per fare dai meno 9 ai meno 8, 1,27 per il siciliano. L'arrivo di Amador che è fuori dal podio, e allora andiamo subito da Andrea De Luca, il ritardo di Quintana. Andrea, è ancora più pesante rispetto a Pinot, 1,38 il ritardo di Quintana al chilometro 21,5 rispetto a Tom Dumoulin. Grazie Andrea, chiude Amador in ottava posizione, tempo per lui di 52,53 a 1,27 dal leader provvisorio, lo dobbiamo ripetere, sottolineare bene, provvisorio al traguardo, perché Dumoulin li sta mettendo tutti in fila. Tom Dumoulin che intertempo dopo intertempo sta letteralmente sgretolando la concorrenza sia di chi è già giunto al traguardo, quindi uno specialista come Geraint Thomas, anche se in condizioni precarie a causa della caduta di 48 ore fa, e soprattutto i rivali diretti in classifica generale. Siamo di fronte a questo punto e colgo l'occasione anche per ringraziare l'appassionato che mi ha scritto, probabilmente siamo di fronte ad un nuovo Miguel Indurain che faceva cose di questo genere, praticamente sbaragliava la concorrenza a cronometro per poi essere uno dei migliori anche in salita. E lo ha dimostrato per esempio l'anno scorso al Tour de France, Tom Dumoulin, di essere migliorato tantissimo anche in salita. Anzi, qualcuno si poteva chiedere, non è che per resistere di più in salita avrà perso qualcosa in potenza e in regolarità a cronometro? Oggi è arrivata la risposta, sta arrivando la risposta. Sembra proprio di no, assolutamente. Un Tom Dumoulin che sta interpretando questa prova contro il tempo in un modo straordinario, impensabile. Guardate le difficoltà di Nairo Quintana a resistere sia alla forza che ti porta naturalmente ad allargare le curve, e sia anche alle raffiche di vento che stanno arrivando molto forti. Il professor Fagnani comunica che sono raffiche a 30 km orari, quindi momenti veramente di grande attenzione per i corridori, soprattutto per i più leggeri dal punto di vista proprio del peso, che devono tenere ben dritta la loro bicicletta. Marco Saligari. Vincenzo dai meno 8 ai meno 7, 57 secondi, dai meno 7 ai meno 6, 58 secondi, praticamente un orologio svizzero. Adesso è nella fase di discesa che porterà i piedi della salita finale verso Montefalco. Passo. Perfetto, grazie Marco. Poi attendiamo chiaramente anche gli stessi riferimenti, chilometro per chilometro, il parziale del singolo chilometro con Nairo Quintana, e ce li darà Andrea De Luca. Intanto stiamo seguendo dall'elicottero Thibaut Pinot, perché lui sarà il prossimo che arriverà all'intermedio di Bastardo, dove il tempo di Dumoulin era stato di 33,24 e invece guardate che è già abbondantemente oltre i 34 secondi. Dunque Tom Dumoulin al di sotto rispetto a quello che potevano essere le attese di oggi. Non era quello l'intermedio, quello striscione, sì, lo dobbiamo attendere il prossimo. Infatti, non ho commentato perché cercavo di capire a cosa si facesse riferimento. Se, comunque media arco di Tom Dumoulin al secondo intertempo, dove è passato davanti a tutti 33,22, 50 e 568 e 658, scusate, quindi una media stratosferica nonostante il percorso ondulato e con diversi chilometri anche in salita. Sta arrivando Thibaut Pinot e sta perdendo anche da Nibali Pinot, perché il tempo di Nibali era stato di 35,02, 35,06 invece per Pinot, che lascia per il momento a Dumoulin 1 minuto e 42. Dunque manca soltanto un corridore all'intermedio di Bastardo, poi avremo la situazione complessiva dopo 28 km e 200 metri. Manca soltanto la maglia rosa di Nairo Quintana. Virtualmente adesso è in maglia rosa Tom Dumoulin.
diventa veramente difficile pensare a chi possa portargliela via, a chi possa togliergli questa gioia che ha già potuto vivere l'anno scorso, e si era proprio a casa sua in Olanda, ad Apeldoorn, è stato il primo ad indossare la maglia di leader del Giro d'Italia nell'edizione del 2016, molto più probante, diciamo così, e di valore questa che andrà ad indossare oggi, anche se è giusto avere prudenza. 7 km e 600 metri al traguardo per uno scatenato Tom Dumoulin, che vediamo sulla sinistra, vedavamo sulla sinistra, sulla destra invece Vincenzo Nibali. Questo è Bauke Mollema, anche lui protagonista di un'ottima prova, anche se stilisticamente è chiaro è tutt'altra cosa rispetto a Tom Dumoulin. Con Nairo Quintana c'è De Luca, vai Andrea. Sì, malgrado i tempi lo facciano pensare, non sta andando assolutamente piano Quintana, perché adesso eravamo in un tratto in leggera salita, una pendenza dell'1,5%, andava più di 50 all'ora il colombiano che ha preso un sorso dalla sua borraccia, quindi una sta facendo. E Dumoulin, che abbiamo seguito per tanti chilometri, che era veramente mostruoso. Pedala molto più leggero rispetto al rapporto spinto da Dumoulin, Nairo Quintana. A voi la linea. È arrivato al traguardo, grazie Andrea. Davide Formolo, 3:15, il ritardo per il leader della classifica è riservata ai giovani, tempo per lui di 54:41. 3:15 da Geraint Thomas. Vai dietro, veloce. Vicino alle 100 pedalate al minuto la cadenza di Tom Dumoulin, quando per lui mancano meno di 7 km al traguardo di Montefalco. Tra poco la strada inizierà a salire nuovamente per lui in leggero falsopiano, appunto in salita, per raggiungere Montefalco, quindi la possibilità di scavare un solco ancora più profondo rispetto alla concorrenza per un Tom Dumoulin che sta sbaragliando assolutamente, il padrone incontrastato di questa prova contro il tempo. Ilnur Zakarin, sta arrivando il russo, il capitano della Katyusha Alpecin al traguardo, sicuramente fuori dal podio. Ilnur Zakarin che va a chiudere invece in nona posizione con un tempo di 52:56, rispetto a Geraint Thomas perde 1,5 minuti. Allora, al momento è dietro Geraint Thomas, anche lui è dietro a Tom Dumoulin, però il gallese Silvio può rientrare in classifica con quello che guadagna oggi. Ma guarda, l'abbiamo detto in precedenza, a causa della sfortuna che finora lo ha accompagnato, ma grazie alla condizione straordinaria che ha e alla determinazione, alla voglia di fare che ha, di non perdere questa chance di essere il capitano in una grande corsa a tappe, secondo me Geraint Thomas ha il terreno per poter veramente rientrare tra i primi. Eccoci all'intermedio di Quintana, 2:09 sta perdendo Nairo Quintana da Tom Dumoulin, 2:09, dunque praticamente adesso ha 1,5 minuti di vantaggio in classifica generale, anzi di più, 1:39 di vantaggio l'olandese rispetto a Nairo Quintana. E pensiamo alla classifica anche di tutti gli altri, Silvio, per esempio Nibali sta guadagnando 1 minuto su Quintana, quel minuto che ha perso salendo verso il blockhouse, quindi i giochi non sono assolutamente chiusi. Chi pensava che il Giro d'Italia potesse già essere chiuso dopo la nona tappa, dopo lo show in salita di Nairo Quintana, si deve assolutamente ricredere. Qui bisogna correre concentrati, determinati e con la giusta cattiveria fino all'ultimo giorno, perché non dimentichiamo che tra l'altro questo giro si conclude con un'altra prova contro il tempo, anche quella particolarmente favorevole agli specialisti puri come Tom Dumoulin. Allora, per il momento, in base a quelli che sono stati i tempi al passaggio al secondo rilevamento cronometrico, Quintana in classifica generale, però mancano 11,5 km alla fine, mantiene 1 secondo di margine su Thibaut Pinot, poi quasi totalmente è riuscito ad annullare il gap Thibaut Pinot. Torniamo a Saligari ora. Vincenzo dai meno 5 ai meno 4, 1:08, dal meno 4 ai meno 3, 1:48, ma è in salita, ha cominciato il tratto finale Vincenzo di salita, una frequenza di pedalata 82 pedalate al minuto, adesso scollita strada di discesa e si avvicina in meno 2 passo. Allora è arrivato un po' strappato l'audio di Marco Saligari nella fase finale del suo intervento, lo stiamo seguendo ora a schermo intero in questa fase in ascesa, in salita. Nibali che ha appena transitato al cartello dei 2 alla conclusione, si è alzato per un attimo sui pedali e adesso riprende la posizione da crono, dunque con le mani, con le braccia sulle appendici.
Avevamo visto giusto, Vincenzo Nibali sta pedalando con una discreta cadenza, la sua azione è un'azione concreta, assolutamente lontana da quanto ci sta regalando dal punto di vista dello spettacolo e della classe pura Tom Dumoulin, ma assolutamente in linea con quelle che erano le sue migliori previsioni. Ci si aspettava un recupero di Vincenzo Nibali nei confronti del terreno perduto da Nairo Quintana l'altro giorno, ma credo che nemmeno lui potesse pensare in una situazione di questo genere. Se venisse confermato, ha la possibilità addirittura di balzare avanti a Nairo Quintana in classifica generale. Sulla destra Nibali, sulla sinistra il dominatore, il signore del Sagrantino, il padrone di questa cronometro per ora, Tom Dumoulin, mentre sbuca sul rettilineo del traguardo Domenico Pozzovivo. Sono curioso di vedere il tempo alla fine del Lucano. Eccolo qua Pozzovivo, ormai in vista del traguardo. Per lui 53 e 44, 2 minuti e 18 da Geraint Thomas. Che ci stanno di ritardo nei confronti di un grande specialista che si è reso protagonista di una grandissima prova, Geraint Thomas. Saligari, l'ultimo rilevamento di Nibali dai meno 2 all'ultimo chilometro. 1 minuto e 35, sta dando tutto Vincenzo Nibali, si muove leggermente con le spalle, ma questo è sintomo proprio che sta dando tutto il siciliano. Ha fatto una cronometro secondo me bellissima, non ha mai avuto un attimo di cedimento e adesso vede, è entrato nella fase transennata, ormai agli 800 metri dall'arrivo, passo. Sarà lui il prossimo corridore a tagliare il traguardo, Nibali qua di Montefalco, dove si sfrutta anche questo campo per disegnare un pensiero con le balle di fieno per Michele Scarponi. Intanto vi do anche il tempo di Adam Yates, 53 e 16 per il britannico della Orica Scott. I tempi di Quintana, cominciamo dal primo rilevamento dai meno 10 con Andrea De Luca. Vai Andrea. È passato il colombiano a 37 e 48 secondi ai meno 10 chilometri, poi ha percorso il chilometro successivo in 1 minuto e 35 secondi ed è transitato ai meno 9 a 39 e 23. Ok, grazie Andrea. Ultimi 250 metri per Nibali. Mi ha fatto una paura incredibile prendendo quel tombino. Sì. Invece ha controllato bene la propria bicicletta. Ultima curva per Vincenzo Nibali, che è già sul rettilineo d'arrivo. Vediamo più o meno sui tempi di Vasil Kirienka. Dunque davvero una prova decisamente molto positiva, molto per Vincenzo Nibali. Allora vediamo il suo tempo. Va a chiudere in 52 e 44. Quinta posizione per Nibali, che lascia in strada 1 minuto e 18 rispetto a Geraint Thomas. Buona davvero. 1 e 11 rispetto a Bob Jungels. Quinto Nibali, 1 e 18 il suo ritardo da Thomas. Buona la prova, buonissima la prova di Vincenzo Nibali, che qui la regia ci ripropone nella penultima curva che ha affrontato, quella che ci ha fatto un po' temere, dove diversi corridori purtroppo sono scivolati e non sono riusciti a controllare la propria bici. Lui l'ha fatto molto bene. Qui ritorniamo invece su colui che sta dominando questa prova, Tom Dumoulin. Ormai si sta avvicinando agli ultimi 2000 metri di gara, in questo momento ai due dal traguardo Tom Dumoulin. E sono curioso anche di vedere adesso al traguardo il tempo di Bauke Mollema. Mollema che aveva da Quintana 51 secondi di ritardo stamani alla partenza, all'inizio di questa cronometro. Dunque Mollema aveva 19 secondi di vantaggio in classifica generale, generale su Nibali. Andiamo subito da Rizzato, vai Stefano. Che rispetto agli avversari guarda, io non lo... penso di aver fatto un'ottima crono, quindi ora non so bene i tempi, mi aggiornavo un po' via radio anche slongo, però sei quinto tra quelli che sono arrivati adesso. Sentito dall'arrivo penso che ho fatto una buona prestazione e il lavoro che ho fatto anche con Merida per migliorare quella posizione penso che è andato molto bene e ho dovuto gestirmi molto bene, parecchie sensazioni perché la motorai era sempre dietro e il mio computer non mi dava nessun parametro, quindi
vedevo solo la velocità e cercavo di tenere alto il ritmo e la cadenza. Comunque uno sforzo incredibile, sei arrivato davvero svuotato di ogni energia, ma con buone sensazioni. No, ho cercato di gestire, sapevo che da quando si arrivava al paese bastardo, scusatemi, è da ridere, però sapevo che il vento era veramente in faccia, era la parte dove bisognava spingere veramente tanto, però in modo lineare fino all'arrivo, e ho cercato di gestire lo sforzo così, e slongo mi dava sempre la cadenza perché, come ho detto, non avevo nessun parametro, mi dicevo che avevo un'alta frequenza di pedalata e quindi ho cercato di mantenere sempre su quel ritmo lì. Grazie, lo lasciamo respirare perché c'è una vera ressa qui dopo il traguardo. Grazie anche per la disponibilità a Vincenzo Nibali, che abbiamo visto di nuovo sorridente, perché insomma adesso andrà a studiare per bene tutti i vari dati statistici, però insomma la sensazione conta per il corridore e la sua è stata una sensazione positiva. Ha rischiato da pazzi affrontando quella chicane, quella sorta di chicane Bauke-Mollema, che sta arrivando al traguardo. Allora per Nibali 52-44, più o meno siamo su quei tempi, anzi qualcosa guadagna Nibali rispetto all'olandese, al capitano della Trek Segafredo. Anche lui protagonista comunque di un'ottima prova, Bauke-Mollema può essere felice e contento del suo rendimento, è un giro assolutamente aperto. Ora attendiamo l'arrivo naturalmente dei primi tre della classifica generale, il prossimo a tagliare il traguardo sarà proprio colui che sta praticamente triturando tutti, Tom Dumoulin, che è già entrato ormai negli ultimi 400 metri, Tom Dumoulin, mentre rivediamo il replay dell'arrivo di Bauke-Mollema. Eccolo. Allora attendiamo ancora qualche istante, chiediamo perdono ad Andrea De Luca, però siamo agli ultimi 250 metri di Tom Dumoulin, una delle rarissime volte, lo ha fatto per un paio di pedalate le quali lo abbiamo visto alzarsi sui pedali. Tom Dumoulin, un minuto quasi, poco meno, di vantaggio nei confronti di Geraint Thomas, è ormai in vista del traguardo il signore del Sagrantino, è lui che va a prendersi virtualmente per ora, perché devono ancora arrivare in due, la nuova maglia rosa, va a riconquistarsi la maglia rosa. Tom Dumoulin, un tempo stratosferico, 50:37, l'unico capace di andare oltre i 47 km orari di media, per la precisione 47:178. Andrea De Luca con Quintana, vai. Con Quintana che è transitato sotto l'arco dei meno 5 km, il suo tempo di 44:40 quando mancano 5.000 metri all'arrivo, ha fatto gli ultimi chilometri come un ritmo spaccato, 1:15 al chilometro per lui, settimo. È passato al quinto chilometro. Voi la linea. Scusa Andrea, perché abbiamo avuto un problema audio. Dicevi stava andando come un orologio, quanto il tempo al chilometro? Niente, abbiamo perso il collegamento audio con Andrea De Luca, vediamo però le immagini di Nairo Quintana, fidandoci anche della nostra grafica, che parla di un ritardo di 2:41. Eh sì, oggi l'eleganza e la classe di Tom Dumoulin hanno praticamente ribaltato in modo sorprendente, per i distacchi che stanno maturando, la classifica generale. Un Tom Dumoulin che in questo momento viaggia, ha terminato già la sua prova, quindi Nairo Quintana sta viaggiando con un ritardo di 2 minuti e 41 nei confronti di Tom Dumoulin, quindi dovrà svestire questa fiammante maglia rosa che aveva conquistato 48 ore fa, mentre al traguardo sta arrivando Thibaut Pinot, il secondo della generale. Torniamo da Andrea. Sì, sta viaggiando al ritmo di 1 minuto e 15 secondi al chilometro Nairo Quintana, che è passato adesso ai meno 4 con un tempo di 51:48. A voi la linea. Perfetto, grazie Andrea. Dunque sta perdendo anche rispetto a Nibali, perché avevamo impostato questo cronometraggio con Saligari e con De Luca proprio sugli ultimi 10 km tra Nibali e Quintana, e il colombiano sta perdendo anche rispetto al siciliano. Ormai siamo quasi al traguardo con Thibaut Pinot. Ottima la prova di Vincenzo Nibali, davvero ne ha ben donde di essere felice il siciliano, tra l'altro abbiamo sentito anche con il morale molto alto nel così parlare del percorso e di questo secondo rilevamento cronometrico, che è bastardo, evidentemente lui ha interpretato anche questa prova come bastarda, perché così è, i corridori usano questo gergo quando si tratta di commentare un percorso particolarmente difficile e complicato da interpretare. Nairo Quintana che continua con una pedalata che non è mai stata
diciamo così, superlativa quella di oggi, in un terreno che non è il suo, ma nella sua carriera aveva fatto delle cronometro molto migliori rispetto a quella che è riuscito e sta riuscendo a fare quest'oggi. E adesso dovrà trovare di nuovo le grandi montagne come alleate nella corsa verso la maglia rosa. Nairo Quintana ieri ha dato dimostrazione, anzi ieri l'altro sul blockhaus ha dato dimostrazione di essere nettamente il più forte in salita. Bisognerà capire adesso come potrà gestire anche con la sua squadra soprattutto la terza settimana, perché quella te ne propone a raffica di montagne. Montagne ce ne sono tante, nulla è deciso, così come nulla era deciso dopo il blockhaus che aveva sancito il livello superiore di Nairo Quintana, perlomeno in alta montagna. Montagne ce ne sono ancora tante, insidie ce ne sono moltissime, entreranno in gioco naturalmente da domani anche i valori delle squadre, e senza dubbio la Movistar è, dal punto di vista dell'organico, dell'esperienza, superiore alla Sunweb, la formazione di Tom Dumoulin, che sarà l'uomo in rosa questa sera dopo questa crono. Ancora De Luca con Quintana, vai Andrea. Almeno 3, 1,20 il tempo sul chilo, 47,55 il suo passaggio, a voi la linea. Grazie Andrea. Sempre con l'immagine di Quintana, e sulla destra invece il nuovo leader della classifica generale, Tom Dumoulin, la farfalla di Maastricht. Da un condor a Quintana a una farfalla. Cambia così il leader della classifica generale al Giro d'Italia. Un olandese non lo ha mai vinto il Giro d'Italia, sono in pochi anche quelli che hanno indossato la maglia rosa. 8 volte Erik Breuking, per 6 volte Tom Dumoulin, poi Steven Kruiswijk, tutti e due l'anno scorso, Peter Wenning, Blyle Evans, Van Poppel, Jean-Paul Van Poppel, Wim Van Est e Adrie Vuerting. Adesso per la 7ª volta in rosa Tom Dumoulin, mentre attendiamo al traguardo Thibaut Pinot. Allora, Pinot aveva 4 secondi di ritardo da Nibali all'intermedio, teniamo presente anche come punto di riferimento, perché insomma è molto indicativo e ci interessa da vicino il tempo al traguardo di Nibali, 52,44. Eccolo qua Pinot, che è entrato negli ultimi 300 metri, 52,44 Nibali. Guardate quanto gli ha recuperato Vincenzo a Thibaut Pinot, che è adesso a 53 minuti tondi ora. Quindi un Thibaut Pinot che aveva rifilato a Vincenzo Nibali esattamente 36 secondi sul traguardo di Blockhaus, che Vincenzo Nibali potrebbe interamente recuperare oggi al termine di questa prova contro il tempo. Va a chiudere Pinot infatti con il tempo di 53,19, dunque con un ritardo di 2,42 da Tom Dumoulin. Dunque praticamente Tom Dumoulin ha preso 2 minuti e 40 in classifica generale di vantaggio rispetto al francese. E sono 33 secondi che Thibaut Pinot perde nei confronti di Vincenzo Nibali. 2,47 in ritardo in questo momento, quando per la maglia rosa mancano 1600 metri al traguardo, quindi ormai possiamo sancire ufficialmente il cambio al vertice della classifica generale con Tom Dumoulin, che si vestirà di rosa. E andiamo da Andrea De Luca per gli ultimi parziali di Quintana. Andrea, ai meno 2,50,05 il tempo totale, ha percorso l'ultimo chilometro dai meno 3 meno 2 in 2 minuti e 10, adesso è già al chilometro e 3 dall'arrivo, a voi la linea. Grazie Andrea. Dunque Vincenzo Nibali ha quasi completamente annullato il gap con Thibaut Pinot, perché adesso ha soltanto 7 secondi da recuperare alla francese. Parlando di classifica generale, che stiamo con non poche difficoltà cercando di aggiornare, e rispetto a Mollema, Nibali ora ha un ritardo di 7,29 secondi. Mentre ormai gli ultimi 1000 metri per Nairo Quintana, sta viaggiando con un ritardo vicino ai 3 minuti nei confronti di Tom Dumoulin, trionfatore ormai di questa prova, importantissima prova contro il tempo. Si insedierà in classifica generale in prima posizione con un vantaggio notevole nei confronti dei suoi inseguitori, quindi un Tom Dumoulin che da domani avrà un margine decisamente interessante da gestire in una tappa che potrebbe nascondere davvero mille sorprese, mille trabocchetti e mille trappole. La tappa che partirà da Firenze, per la precisione da Ponte Aema, per rendere omaggio a uno dei grandissimi, non solo del ciclismo, ma dobbiamo dire uno dei più grandi personaggi del Novecento, vale a dire
Gino Bartali con l'arrivo a Bagno di Romagna. 52 e 35 ora per Nairo Quintana, che deve però ancora percorrere il finale di questa tappa perché arriva adesso al cartello dei meno 800. Nairo Quintana con una pedalata molto pesante, forse anche la scelta del rapporto 56 anteriori non è stata felicissima per il fuoriclasse colombiano, che è sul rettilineo opposto a quello finale, gli ultimi 350 parallelo metri. A quello finale. E tra l'altro mi sembra che non si stia prendendo anche troppi rischi, no? Nel disegnare, nell'affrontare queste curve, Nairo Quintana. Allora vediamo il suo arrivo, ancora una curva, l'ultima, questa, quella dove è cascato Vasil Kirienka. Tempo davvero molto alto per Quintana, lontanissimo da Dumoulin, ma ci interessa anche per avere il raffronto con Nibali. Siamo a poco meno di un minuto, intorno ai 45 secondi, 53 e 30 il ritardo di Quintana, 2:53 da Tom Dumoulin. È lui, è l'olandese della Sunweb, è la farfalla di Maastricht, la nuova maglia rosa del Giro d'Italia, Tom Dumoulin. C'era la sensazione, ritrova anche il sorriso Tom Dumoulin, c'era la sensazione che oggi sarebbe cambiata la classifica, però Silvio, in pochi credo avrebbero potuto pronosticare un divario così ampio fra Dumoulin, Quintana e non solo Quintana. La sorpresa sta proprio qui, nel divario, nel solco addirittura che è riuscito a, così, a garantirsi nei confronti di rivali. Un Tom Dumoulin che ha letteralmente triturato i 40 km, 39 km, 800 metri che questa prova contro il tempo prevedeva, senza mai dare nessun segnale di cedimento, assolutamente sbaragliando la concorrenza. Ottima, ribadisco, con la sua quinta posizione, la prova di Vincenzo Nibali che ci fa ben sperare per il proseguio di questo giro. La nuova classifica generale è questa, in rosa Tom Dumoulin con 2 minuti e 23 di vantaggio su Quintana, 2 e 38 su Bauke Mollema, 2 e 40 su Pinot, sono tutti vicinissimi poi, 2 e 47 per Nibali, sesta posizione per Jungels a 3:56, è scivolato a 4:05, ora è settimo Domenico Pozzovivo, poi Zaccarin a 4:17, Amador a 4:39, Steven Kreuzweg a 5:19 per completare la top 10.